vince tutte le due. Capasso Maria Rosaria. Capone Alessandro. Poi il dato politico, perché l'incapacità è tutta amministrativa di questa maggioranza e di questa presidenza,
ma poi c'è il dato politico che il buon assessore comunale ha ben pensato di approvare una delibera senza consultarci proprio. Allora, credo invece che bisognerebbe discutere all'interno del Consiglio di alcune delle novità che saranno in vigore dal 2014-2015, e mi riferisco in particolare alla trasformazione finalmente del tredicesimo ciclo didattico dell'istituto comprensivo, perché non dimentichiamo che è vero che la delibera comunale che è stata approvata fregandosene di voi non prevede nessun intervento sulla quinta municipalità, ma è pur vero che l'entrata in vigore della delibera regionale del 2013-2014 sul circolo didattico, sulla trasformazione del tredicesimo in istituto comprensivo, entrerà in vigore dal 1 settembre. E allora credo che su questo, voglio dire, preso atto che quella decisione era amministrativamente corretta, e io ritengo anche politicamente corretta, credo che sia opportuno ragionarci. Arrivato a questo punto, di questo istituto comprensivo ulteriore che si presenta sul nostro territorio, come pensiamo di potenziarlo? Quale altra prospettiva immaginiamo per quella scuola, visto che ricorderò forse o male, ma fino a qualche anno fa quella scuola era un po' il fiore all'occhiello di una parte della maggioranza di questa municipalità, invece oggi vedo che è completamente tralasciata e abbandonata dalla parte politica, ma questa, voglio dire, una concezione tutta padronale della pubblica amministrazione che il centro-sinistra in questo territorio ci ha manifestato negli ultimi 20 anni. Però detto questo, ora questa cosa sul territorio c'è, che cosa ne vogliamo fare? Per cui io ritenevo, Presidente, che pur essendo pronto, e lei può ben immaginare, a sbattere sul muso dei consiglieri della maggioranza la delibera regionale, la delibera comunale approvata ben prima di quando era stato convocato il Consiglio, ma mi sarei aspettato che quel Consiglio non fosse sconvocato, perché oggettivamente ci sono delle novità su questo territorio del piano scolastico dal 1 settembre 2014. Resto quindi in attesa di capire se ne vuole discutere oppure se, come è stato fatto fino ad oggi, per tutelare il tredicesimo ciclo didattico ci dovrà apprezzare il 15. Grazie. Bene, noi oggi all'ordine del giorno daremo la spiegazione dei motivi per cui è stato sconvocato, abbiamo tutt'altro argomento e credo che dobbiamo entrare nel merito dell'argomento. Ovviamente questi interventi di cui all'ordine del giorno non sono di question time, però io mi approfitto per dare una risposta ovviamente al tema che ha posto il consigliere Marone. Per intanto dimensionamento non significa parlare di un solo circolo che è stato già inserito nel dimensionamento dello scorso anno e per la quale richiesta di trasformazione in istituto comprensivo il tredicesimo circolo, come si ricorderà, ha manifestato che vi siano tutte le condizioni necessarie per poter svolgere la funzione di comprensivo. Cosa significa comprensivo, la trasformazione del tredicesimo circolo? Avviare dall'anno scolastico questo, perché l'anno scorso, che pure era stato, come si ricorderà, inserito nella delibera regionale per l'anno scolastico 2013-2014, non soltanto per avere un ricorso poi, come dire, bocciato di un altro istituto comprensivo del territorio, ma per una questione non chiara sull'affidamento dei codici per poter aprire le iscrizioni è, come dire, limitato all'anno in corso. Però da questo punto di vista ci dirà poi il tredicesimo ciclo, ma nella dichiarazione di adesione, o meglio nella richiesta, perdonate, di poter trasformarsi in comprensivo, a dichiarare che tutte le strutture per svolgere quel ruolo sono adeguate e che nulla sarebbe ricaduto a carico dell'ente comunale. Questo è il tema. Ora è vero, ha ragione il consigliere Marone quando dice che l'amministrazione ha provveduto già a deliberare, ma a deliberare in quanto non c'era stata nessuna richiesta da parte di qualsiasi istituto del territorio, comprensivo o meno, a voler avanzare trasformazione. Il bisogno invece di fare un consiglio
prima. Poi, sentendo di con il presidente Fedato, che aveva manifestato l'esigenza di un approfondimento in commissione di alcuni elementi, ci ha buttato semplicemente non a disdire il consiglio, ma a rinviarlo per evitare di fare una discussione monca di una serie di elementi che invece vanno assolutamente assunti dentro un quadro di ascolto dei direttori degli istituti didattici del territorio. Ovviamente questa discussione non ci occorre certamente per capire quello che è stato fatto. Il prossimo anno scolastico capirà esattamente le condizioni di cui il prossimo ricorso 2014-2015. Io penso che dobbiamo invece cominciare a lavorare da subito per i nuovi piani di funzionamento del prossimo anno, che tiene conto di quello che è stato detto, che terrà conto probabilmente di alcuni elementi di novità che potremo registrare soltanto il primo di marzo, dopo che le istituzioni saranno, ovvero se tutti gli attuali circuiti sono in dirigenza o in reggenza, e soprattutto dovremo affrontare per dare anche una serie di risposte territoriali a quello che dovrà accadere. Parlando con l'assessore Palmieri, parlando con l'assessore Campo, dovremo incontrarci nei prossimi giorni, ovviamente un lavoro che faremo congiunto per trovare finalmente una soluzione alle famose aule di cui alla Fedro e alla Busto, che a tutt'oggi restano lì bloccate per non aver risolto il contenzioso con l'Istituto Religioso dei Salesiani, che giustamente rivendicano gli emolumenti di tutti. In tutto questo, notizia soltanto dell'altra sera, ieri sera, che è stato scongiurato il rischio che quelle aule potessero essere utilizzate per altra funzione sociale. Se ne è dibattuto, notizia, voglio dire, arrivata non per vie formali, ma per vie, come dire, differenti, che c'era un tavolo in cui si sosteneva che quei luoghi potessero essere utilizzati per altro tipo di funzione sociale. Quindi mi è parso chiaro, sentito il presidente della commissione scuola, consigliere Fedato, di rinviare questo consiglio, questa convocazione, perché non c'era un lavoro opportunamente istruito per evitare di fare una discussione soltanto di tipo politicistica, ma ovviamente la discussione sul dimensionamento e sulla novità del dimensionamento dello scorso anno ci porta, merita di essere discussi in quest'aula esattamente per raggiungere il consigliere Martinelli. Quindi nella prossima conferenza di capigruppo saremo in grado di avere una data, non dico certa, perché la certa anche quella di dopo domani, che ho ritenuto opportuno sfogare per le ragioni a cui ho fatto riferimento, ma una data, voglio dire, che avrà tutti gli elementi per poter svolgere un'attività consigliare e poter, come dire, assumere delle determinazioni. Detto questo, io entrerei sull'ordine dei lavori, consigliere Fedato. Volevo segnalare al presidente che la scuola Corati, la palestra, è stata oggetto di due infiltrazioni d'acqua piovana che hanno interessato il quadro elettrico e hanno fatto saltare anche le luci. Ovviamente è stata chiusa la palestra dal punto di vista di sicurezza e chiaramente insieme alla palestra ovviamente sono bloccate tutte e due le associazioni che fanno attività sportiva da, diciamo, la zona finale di Via Cilea, che sempre fanno l'accento, danza, tutto quanto. Dato che noi abbiamo stanziato 300.000 euro per le scuole e non so che punto è l'iter per poter mettere in mano la manutenzione scolastica, volevo sollecitare, insomma, l'intervento del nostro SAT per poter ripristinare quanto prima la palestra. Grazie. Sì, grazie consigliere, ovviamente questa segnalazione si aggiunge alle decine di segnalazioni che in queste ore stanno arrivando, non soltanto per quanto riguarda le palestre o altri immobili comunali, ma anche le strade. Proprio ieri è stato fatto, l'altro ieri, un incontro, oggi è martedì, non ricordo bene, ieri un incontro presso l'assessorato
Eravamo in pubblici, l'assessore Calabrese, con tutte le municipalità, è un quadro di difficoltà enorme. Noi abbiamo detto quello che ne pensiamo, l'utilizzo di Napoli, servizi, anche qui credo che sarà opportuno, a volte con una serie di elementi, avviare una riflessione di tipo politico amministrativo, anche in municipalità, perché noi come andiamo avanti. Ma proprio per dare, ne approfitto, una risposta al quesito che pongo. E questa municipalità, come tutte le municipalità, ha stanziato 1 milione di euro per le manutenzioni, indipendentemente, voglio dire, chi era d'accordo o meno delle delibere fatte, ma il punto centrale fatto che quei 1 milione di euro saranno esigibili, saranno cantierati, avremo lavori in funzione non prima, ma se tutto va bene, dell'autunno prossimo, perché tra i tempi di devoluzione di tutto, i tempi di indizione di gara, di svolgimento di gara, di assegnazione di gare, di firma dei contratti, pena la impossibilità a iniziare i lavori, per semplicemente perché le ditte non sono più, come dire, in grado di iniziare i lavori, come si diceva un tempo, sotto riserva di legge. Allora è evidente che noi quella roba non la teniamo prima di quel tempo, è chiaro che dobbiamo mettere in mano in alto altri meccanismi, quindi attingendo i fondi dalle ditte di manutenzione, da voi disponibili, il PRM centrale per le scuole, il PRM centrale per le strade, se ne discusso ieri, oppure in altri servizi per gli interventi che vorranno. Ovviamente questa segnalazione, che suppongo sia già arrivata all'attenzione dell'ufficio tecnico, la tratteremo come tutte le altre segnalazioni. Siamo da poco chiudendo i lavori, manca l'ultimo set della palestra della scuola Piscicelli, finalmente potremo restituire all'attività della scuola dopo un intervento anche abbastanza importante sui bagni, che meritava tale intervento da diversi anni. Grazie per la segnalazione. Allora, consiglieri, noi oggi abbiamo convocato un consiglio che viene all'attenzione della conferenza dei presidenti di gruppo, perché alcuni gruppi, singoli consiglieri, hanno fortemente chiesto nelle ultime settimane di produrre un punto di discussione e anche una sorta di stato dell'arte della vicenda relativa al programma urbano paralogico. Al netto delle cose che sono in atto, abbiamo discusso in questa sala della vicenda e dei relativi problemi connessi alla caratterizzazione del fascismo di Piazza Leonardo, abbiamo discusso in questa sala, dopo che era stato dato mandato sottoscritto, di produrre un atto formale, ovviamente da chi era sindaco, cosa che il sindaco ha fatto, penso all'ordinanza sindacale del 23 dicembre, mai messa in attuazione, per la quale la ditta operante, anzi la cooperativa operante, ha fatto formale ricorso al TAR vincendo quel ricorso, per cui si attende adesso la risposta formale sulla sospensione dei lavori, che arriverà, ci arriveremo tutti, il 26 di febbraio prossimo, per capire la natura di quel ricorso formulato da un gruppo di cittadini. Ma l'esigenza, al netto di quella recente, ovviamente, che noi continueremo e continuiamo a seguire, nonostante le grandi criticità che sono intorno a quella vicenda, vi era la necessità di svolgere una discussione di carattere generale molto aperta sul programma urbano parcheggio, ovvero cosa facciamo di tutte quelle proposte che non sono state mai tramutate in permesso di costruire, ma sono state realizzate nelle svariate conferenze dei servizi e nella fase ordinaria e nella fase commissariale, e cosa in sostanza fa l'amministrazione del Magistris su questo provvedimento estremamente delicato. Questo territorio ha discusso molto, a volte in maniera anche molto appassionata, con differenti, diciamo così, orientamenti, dipendentemente dalla maggioranza e dalla minoranza. Stamattina si è svolta, a cui ho partecipato, una, a mio giudizio, importantissima riunione prodotta dalla Commissione Mobilità e Parcheggi, presieduta dal consigliere
Simeoni. C'è stata secondo me una bella discussione sulla scorta di un documento proposto dal Presidente della Commissione, a cui darò tra qui poco la parola, e come dire, si è addivenuto, come dire, ad una idea da mettere a disposizione dell'amministrazione. Io credo che questa idea è stata discussa, non so se poi formalmente assunta dall'intera commissione, io credo di aver partecipato a tutti i lavori, ma mi sembra che poi il risultato sia stato inviato all'Aula, però credo che quello sia una base di discussione importante. Io darei immediatamente la parola, anche per non centrare sostanziale per il rispetto del lavoro svolto dalla commissione, al Presidente Simeoni per illustrare i lavori della commissione che si è svolta stamattina. Grazie. Grazie Presidente, sarò pragmatico, io ho bisogno di un altro mese e di una premessa. Io non rinnego il mio passato di essere stato favorevole alla realizzazione dei parcheggi sul territorio, ma diciamo, vista pure l'evoluzione economica, più che evoluzione direi involuzione economica che sta, diciamo, attraversando, sta prendendo l'Italia, il nostro paese, diciamo che abbiamo visto che i box sono un po' fuori dalla portata delle, diciamo, dei cittadini medi. Questo documento elaborato da me, insomma, che può essere, ovviamente può essere migliorato, può essere emendato, chiederò ovviamente che non sia stravolto, diciamo è la sintesi un po' del lavoro che abbiamo fatto in passato in questa municipalità. Diciamo una cosa pure che mi ha convinto, anche il fatto di, diciamo, i box una volta avevano la pertinenzialità con la legge Tognoli, dal febbraio 2012, se non sbaglio, questa pertinenzialità è stata stravolta da un decreto che può essere, diciamo, accettato e no, che praticamente un decreto legge che ha di fatto tolto la pertinenzialità dei famosi 500 metri e ha come unico requisito, insomma, quello di abitare nello stesso comune di appartenenza del box dove è stato realizzato. Noi ovviamente ci siamo permessi anche di aggiungere una piccola nota, per esempio sul fatto dei, diciamo, noi su box privati, privato su privato, non vogliamo, di solito il box privato su privato può essere direttamente presentata la domanda all'ufficio, al servizio preposto, e può essere accettata, non ha bisogno di passare per le mani del sindaco o della nostra municipalità, delle istituzioni territoriali. Noi abbiamo chiesto in questo documento, la prima cosa, abbiamo chiesto di bloccare il piano urbano per la realizzazione dei parcheggi futuri, fin quando non c'è una proposta seria, insomma si deve vedere pure le ipotesi della situazione, e in più abbiamo chiesto appunto di essere interpellati sulla realizzazione di box privato su privato, perché che a volte l'ufficio proposto non può sapere che può interessare, anche se è un'area privata, un singolo cittadino, può interessare, magari può avere dei problemi paesaggistici, idrogeologici, di viabilità, e quindi penso, diciamo, che questo documento lo posso leggere adesso, debba essere sottoposto, e per me il lavoro di tutte le forze politiche, già oggi in commissione qualcuno si è opposto, ma diciamo quella che ho voluto fare io era una sintesi appunto del pensiero di tutte le forze della municipalità. Gente, lo posso leggere? Premesso che l'attuazione del programma urbano parcheggi del comune di Napoli dovrebbe contribuire alla risoluzione della congestione del traffico veicolare mediante la realizzazione di una rete di
parcheggi pubblici e privati con l'obiettivo di decongestionare le aree centrali della città, favorendo l'uso del trasporto pubblico. Il PUP, redatto ed approvato in un periodo di grande fermento per Napoli, in termini di capacità di predisporre strumenti urbanistici e di settore, che la nomina del commissario straordinario è stato notevolmente, no, io chiedo scusa, che con la nomina del commissario straordinario è stato notevolmente modificato l'impatto e la diffusione di parcheggi pertinenziali con la realizzazione e progettazione sul territorio della Municipal 5 di una moltitudine di interventi, che il vincolo di pertinenzialità introdotto dalla legge Tognoli è stato eliminato a favore di vincolo di residenza del comune ove si realizzano i parcheggi, considerato che è in atto presso la Commissione Mobilità e Infrastrutture del Comune una discussione sulla delibera in indirizzo di giunta relativa ad un aggiornamento del programma urbano parcheggi circa lo scenario riguardante la pianificazione dei parcheggi a Napoli nelle scorse consiliature e l'iter derogatorio legato al sindaco commissario, con particolare riferimento ai punti salienti del nuovo piano urbano parcheggi che in attesa di revisione dal 1998, qui sta scritto 99 ma se non sbaglio era 98, che la crisi recessiva in cui il paese ferma, versa, ha ridotto drasticamente la vendita delle automobili, riducendo di fatto la necessità di ricovero delle stesse autovetture. Si chiede al sindaco di Napoli di non rilasciare alcun permesso di costruire circa la realizzazione di parcheggi privati su suolo pubblico nel territorio della Municipalità 5, la sospensione immediata dell'esecuzione dell'intero piano urbano parcheggi della città, di rendersi promotore di una discussione pubblica e partecipata riguardante la revisione del piano urbano parcheggi. Contestualmente si chiede di rivedere il rilascio di autorizzazioni per la costruzione di parcheggi privati che in questo particolare momento storico potrebbero essere fonte di attrazione per interventi di carattere speculativo e comunque non necessari alla cittadinanza, coinvolgendo in maniera attiva gli organi decentrati, con ad esempio il rilascio d'apposito parere di fattibilità o tavolo di concertazione, di rivalutare per favorire la realizzazione dei parcheggi di interscambio al fine di affidare a quest'ultimo il ruolo di intercettatore dei flussi provenienti dall'esterno e diretti verso il centro città. In tal senso merita attenzione la riapertura della discussione del parcheggio da realizzarsi in prossimità dello svincolo della tangenziale Caldieri. Per quanto sopra si dà mandato al Presidente della Municipalità di portare l'argomento in una apposita conferenza dei Presidenti di Municipalità per una discussione riguardante l'intero territorio cittadino, quanto più ampia e condivisa possibile. Grazie Presidente Simeoni, grazie a te e a tutti i consiglieri che hanno collaborato alla stesura del documento, che io sono convinto rappresenta davvero una base di discussione estremamente importante. Apriamo la discussione, ovviamente la discussione è sul documento, perché la discussione, come dire, arriva con un elaborato dopo un lavoro stato svolto per la giornata di oggi. La discussione, come dicevo in premessa, la discussione è ampia, aperta, non ci troviamo nel dover decidere sulla sorte di una struttura, di una costruzione sulla sull'intero piazza. Allora, chiesto di intervenire con la discussione generale consigliere Filaco, seguo il consigliere Gaudini. Sì, grazie Presidente. Allora, diciamo, questo è un consiglio che ho fortemente voluto, non sono io, ma gli altri consiglieri, come ha ricordato il Presidente, che è frutto anche di un consiglio andato deserto, ricordo bene, erano i giorni precedenti all'apertura del cantiere su Piazza Leonardo. E le cose che in qualche modo sono state scritte nel documento e che sostanzialmente condivido
sono anche il frutto di varie battaglie sul territorio. Non da ieri, prima diceva il consigliere, non dimentico il passaggio, non dimentico la lettera di 9 consiglieri di maggioranza ai giornali all'assessore Donati per chiedere l'immediata cancellazione di tutti i parcheggi di pubblico, di privato solo pubblico sul territorio della municipalità 5. Come non dimentico l'ordine del giorno che alcuni tra cui sottoscritto, l'ordine del giorno che abbiamo sottoscritto sostanzialmente e rilasciato direttamente nelle mani di alcuni consiglieri comunali affinché si facessero portatori di queste istanze direttamente in consiglio comunale. Come non dimentico, Presidente, le parole del sindaco della Donati nelle ultime volte che li ho ascoltati. E mi fa rabbia perché ho creduto sempre in quel progetto e mi fa rabbia perché si gioca spesso con le parole. E allora ricordo perfettamente quando il sindaco ha raccolto l'applauso della sala, c'erano i cittadini, quando ha detto per esempio che non si muove la foglia, sul territorio non si muove la foglia, questa è la... Esatto. Poi i parcheggi di quel gioco li ha presi sostanzialmente il territorio, con l'apertura di un parcheggio che alcuni di noi che hanno fatto un'assemblea pubblica proprio in questa sala qualche tempo fa, avevano paura che ciò accadesse, cioè la paralisi completa di essere nato in un'utilità probabilmente di quel parcheggio, la mancanza di compramento sostanzialmente di quei box auto, perché non ce ne sono più le condizioni, non siamo più in un'epoca diversa quando forse quel progetto è nato svariati anni fa, e anche in qualche modo le ha presi anche questa municipalità quando il sindaco ha detto su un'altra vicenda che personalmente sta molto a cuore perché semplicemente ritengo che sia un'opera inutile, quella del parcheggio di Piazza degli Artisti, quando il sindaco ha detto, prendendo gli applausi della sala, il progetto non va, non lo approvo. Però non ha detto solo questo, ha aggiunto una piccola frase: il progetto così come presentato non va bene. Il che non significa, perché le parole a volte in politica hanno molto peso, non significa che quindi il progetto viene rigettato e non si farà alcun parcheggio a Piazza degli Artisti. Significa che così come l'hanno proposto i promotori non verrà accettato. Il che, se tu vai a un sindaco a fare una dichiarazione del genere, hai già in mente una rinegoziazione sostanzialmente di quanto sia grande, di quanto possa essere grande il parcheggio, e magari da una riduzione di posti da x centinaia a x centinaia in meno, allora risolvi la questione e puoi approvare quella, cercando di, come ci ha abituato purtroppo in qualcosa questa amministrazione comunale, cercare di salvare capre e capre, cosa che non è possibile perché non è un problema di quanto, non è solo un problema di quanto, come possiamo vedere soprattutto a Piazza Leonardo. Io ricordo anche l'Antonati e i suoi proclami prima di essere stata una delle tante, dei tanti assessori fatti fuori dall'amministrazione centrale dal sindaco di Napoli, e ricordo per esempio cosa ha significato il commissario straordinario su questo territorio. Penso a Pianello Falcone, quando qualcuno di noi in consiglio diceva attenzione alle infiltrazioni della camorra negli appalti e nel settore parcheggi, esagerati, estremisti, comunisti, eccetera eccetera. Poi c'è stato un sequestro ad opera della magistratura perché a Pianello Falcone un cantiere sostanzialmente è stato sequestrato a un clan e ora già riaffidato. Ci sono i motivi del sequestro. Quindi via Falcone è stato sequestrato, il commissario straordinario ha
non ha dimostrato per quanto riguarda i vertici di interscambio, cosa che invece ovviamente il territorio ha bisogno, penso al valore di Sant'Antonio, quindi un parcheggio in cui chi esce dalla metropolitana, chi si vuole avvicinare al centro usando del Vomero, può lasciare comodamente la macchina, come ci sono altri parcheggi del territorio non utilizzati, questo tutto per l'abitudine dei cittadini, si potrebbe tantissimo usare via dell'Erba, Chiaiano, eccetera, comodamente con una metropolitana accedere a quartiere, però c'è un'abitudine, però anche la Cilea, quindi sostanzialmente tutto al pallone di Sant'Antonio potrebbe essere un parcheggio di interscambio e su quello non si muove, ovviamente ora è ancora più complicato fare investimenti nello stato in cui versa le casse del comune di Napoli. E poi quello che in qualche modo diceva il documento sul privato, è chiaro che ora anche per la burocrazia dell'amministrazione, i vari problemi, che ora l'asse si sta spostando pericolosamente sul privato, parcheggi privati sul suolo privato, spesso poco controllati appunto dall'ente pubblico, che mentre, e abbiamo visto anche quando cerca di controllare non ci riesce, e la dimostrazione sta proprio in piazza Leonardo, segno che quando parte un processo è difficile raddrizzarlo. Ora l'interesse e anche la pericolosità si sta sviluppando sostanzialmente sui parcheggi privati, sul privato, sul suolo privato. Infine, io propongo, diciamo, a Laura di fare, visto che il documento fa richiamo anche alla partecipazione, e probabilmente se il sindaco avesse ascoltato un po' di più, non solo a chiacchiere, ma anche nei fatti, come l'altra cittadinanza, però non farlo in maniera settaria e privilegiando questo, visto che io, diciamo, nonostante scriva, non riesco mai a essere ricevuto, sono bollato come politica, pur avendo sempre fatto di parte di movimenti, associazioni, eccetera, però è sintomo anche di una visione che ha purtroppo il sindaco da questo punto di vista. E poiché non dobbiamo fare discussioni settate, eccetera, ma una discussione veramente partecipata, noi degli strumenti dal punto di vista della municipalità noi ce ne abbiamo, ce ne ha consegnati il documento di revisione della municipalità, cioè l'istituzione della municipalità, e mi riferisco agli articoli 12 e 14 dello statuto, ovvero l'assemblea pubblica, che è un organo che quindi funziona e può funzionare, non bisogna scomodare Lucarelli e i sistemi di rivoluzione, e l'articolo 14 che è un referendum consultivo tra i cittadini che veramente poi devono subire questi interventi, o anche per capire se sono interventi realmente voluti o meno dalla cittadinanza. In piena, un processo di piena democrazia e dando veramente voce ai cittadini, non facendo finta di ascoltare questo o quel cittadino privato, imprenditore, associazione. Un processo vero di partecipazione, ovviamente il parere vincolante che qui dobbiamo dare, secondo me, Presidente, su quello che sarà il nuovo piano parlamentare. Grazie. Grazie consigliere. Allora, io ho avuto anche richiesto da parte di cittadini, per la verità il cittadino di Gennaro, presidente del Assolventi, ma no, però un attimo solo, teniamo un altro consigliere e poi dopo ti do immediatamente. Guarda te uno. Sì, però non ci ho anche scritto a parlare, ma soltanto te. Gaudini è arrivato. Ah, Gaudini è arrivato, no, mi ha detto che si era allontanato. Allora, prego, consigliere Quadrano. Ma non devi, avevo letto che c'era prima Gaudini. No, io innanzitutto chiedo scusa perché tra poco dovrò parlare il consiglio per impegni. No, già previsto in verità. Comunque, il documento è chiaramente un documento di sintesi, credo avanzata, perché chiaramente fa fare a questo consiglio di municipalità un passo in avanti enorme rispetto ai documenti di sostegno invece a Carabà Parcheggi della scorsa consigliatura e a. Non abbiamo ancora 6 minuti di discorso. Vabbè, la commissione, già è stata fatta dalla commissione proprio con documenti del genere, ma quindi rispetto a documenti invece di sostegno, come dicevo, di questo consiglio della scorsa consigliatura a favore del piano Parcheggi, ricordo con la sua modalità di fondazione comunista e comunisti italiani,
e rispetto invece a una posizione un po' più di mediazione che avevamo in questa sede un paio d'anni fa, no? Una fase iniziale, quando ricordava Luigi, 8 consiglieri, 4 consiglieri di municipalità di maggioranza si espressero contro il piano urbano parcheggi, 9. E questo chiaramente fu uno degli strumenti con cui oggi siamo arrivati a questo cambio di linea politica della maggioranza di questo consiglio. Cambio di linea politica che è evidente, che si palesa nella richiesta di non lasciare assumere questa a costruire su questo territorio. Io dico non entro il piano, entro diciamo del piano urbano parcheggi, ma come direttrice del piano urbano parcheggi. Anche se, e vorrei essere preciso, probabilmente esistono parcheggi e parcheggi, non in base a come sono fatti, ma in base a chi li costruisce. Io non vorrei che questo cambio di passo deriva anche da parcheggi che ormai sono stati fatti, altri parcheggi che interessano meno e quindi si possono anche lasciar prendere. Ma queste sono diciamo altre considerazioni che non facciamo più. Per cui ovviamente c'è il tema del parcheggio di interscambio, su cui però diciamo la verità, nessuno nella storia di questa amministrazione si è mai detto contrario, va bene fatto, va bene capire come realmente fatto. Era d'accordo ai vecchi consigli di municipalità, era d'accordo il vecchio consiglio comunale, era d'accordo il consiglio comunale che nel 92 fece il piano urbano parcheggi. Siamo d'accordo noi, siamo d'accordo tutti, il problema è capire come farlo. E se eventualmente dobbiamo magari, potrebbe essere interessanti in questa sede, in questo consiglio, nella commissione preposta, recuperare tutti gli atti di quel parcheggio, il progetto e capire quali sono i limiti. Sento di limiti economici, di difficoltà economiche dell'amministrazione rispetto a questo progetto. Capiamo se ci può stare un ufficio comunale che possa fare found searching, come si dice, rispetto a fundraising, rispetto ai fondi europei. Capiamo se il progetto va modificato per ridurre l'impatto economico e se quindi può essere più appetibile, non lo so. Capiamo però come fare, non limitiamoci a sostenere il parcheggio di interscambio, che è una cosa abbastanza ovvia e scontata. Esprimo quindi il mio parere favorevole a questo documento, anche se probabilmente non potrò votarlo perché dovrò assentarmi a te. Grazie. Grazie consigliere, Vincenzo. Non ho visto. Sicuramente il documento che ha letto Antonello in qualità di Presidente della Commissione di Mobilità è un documento che dà un forte segnale a tutti noi, a noi della maggioranza, all'opposizione, ai cittadini, pochi che stasera sono qui ad ascoltare questo consiglio. Parto immediatamente dal documento per fare una velocissima poi riflessione generale. Cosa dice il documento? Il documento dice mai più parcheggi su suolo pubblico da parte dei privati nel modo in cui sono previsti dall'attuale piano urbano parcheggi. Dice una inattualità del piano urbano parcheggi costituito nel 1909. Dice mai più, quindi parlo dell'inattualità del piano urbano parcheggi che è stato previsto nel 1998, poi riaggiornato, processo di commissariamento e cose varie, e dice in merito ai parcheggi privati su suolo privato dove
c'è la totale assenza di controllo da parte anche degli organismi elettivi, ma dove tutto funziona secondo una prassi meramente burocratica, di rivedere questa pratica e di evitare ulteriori penetrazioni sul territorio, seppur privato, ma comunque si tratta di penetrazioni. E dice un'altra cosa, dice sperimentiamo, andiamo avanti verso quello che tutti, con quella cosa con cui tutti si riempiono la bocca, ma che nei fatti non viene mai attuata, che è il parcheggio, la mobilità sostenibile, la mobilità intermodale, quindi il parcheggio di interscambio, quindi il parcheggio fatto dal pubblico, per il pubblico, sul suolo pubblico. Questo più o meno dice questo documento, poi ovviamente secondo le interpretazioni non è un'opera d'arte, è un documento letterale, semantica, ma credo si possa fare. Andando a fare invece una riflessione un po' più ampia, io vorrei ricordare stamattina su tutti i giornali principali, il Partito della Repubblica soprattutto, in prima pagina sui giornali online c'era la notizia che Napoli è la città più inquinata d'Italia. Non è esatta, è la seconda città più inquinata d'Italia. Abbiamo fatto ben nell'anno che ci ha lasciato il numero 120 superamenti di PM10 su 35 consentiti nell'arco di un anno. Sopra di noi c'è solo Torino con 126 superamenti e questo winter. E sotto di noi ci sono, diciamo, città che ovviamente si trovano in posizioni geografiche anche molto più storiche dalle nostre in mezzo all'accumulo di inquinanti. Io ricordo che in passato ci sono stati assessori della giunta di Emolino prima e Bassolino ancora, che sono stati indagati per questi superamenti delle polveri sottili, no? E quindi mi chiedo alla magistratura campana e napoletana cosa sta guardando, forse il naso ce l'ha curato da altre inchieste nel rispetto reciproco che abbiamo sicuramente la magistratura delle istituzioni. Ma comunque sia, questo ci dà un segnale, cioè che segnale ci dà? Che abbiamo, c'è altre cose a cui pensare, ci dà un segnale nel senso che abbiamo, nonostante la politica dell'amministrazione che da quando si è insediata ha spinto molto sulle zone a traffico limitato, abbiamo un problema di vivibilità sul nostro territorio legato alle polveri sottili e sappiamo bene da tutti gli studi che le polveri sottili sono generate come prima causa dalle auto e dai ciclomotori e poi da tutta un'altra serie di cause tra cui il porto, le caldarie e tutto questo. Quindi alla luce di un sistema ormai di mobilità sostenibile e di mobilità pubblica che è stato fortemente implementato con l'apertura della stazione di Garibaldi e alla luce di un sistema di mobilità che si può incrementare con il trasporto su gomma, con l'intermodalità e con tante altre strutture che l'amministrazione dovrebbe ipotizzare. La direzione che l'amministrazione pubblica deve perseguire è quella del trasporto che non veda più la presenza di questi parcheggi sul suolo pubblico da parte dei privati, che non servono più per tutta una serie di circostanze. È questo che noi oggi stiamo cercando di dire, cioè non è tanto la crisi economica che tanti dicevano e quindi l'impossibilità, mi avvia la conclusione, l'impossibilità di acquistare questi box, perché io da amministratore se i box si vendono o meno non tanto mi interessa, io ho interesse che queste opere abbiano una vera utilità pubblica, perché altrimenti non dovrebbero essere fatte. E ad oggi con queste condizioni l'utilità pubblica non è più riscontrata. Quindi diciamo come monito e quindi anche la delega che questo consiglio dà al Presidente della Municipalità nel interfacciarsi con l'amministrazione comunale, io rafforzerei questa delega al Presidente chiedendo al Sindaco di Napoli di investire fortemente su questo territorio, che è il territorio più collegato dai mezzi pubblici, e di garantire ulteriormente un trasporto pubblico che funzioni con investimenti seri, se si supererà questa fase del pretestesto, su il trasporto pubblico, su ferro soprattutto e anche su gomma. Grazie Presidente. Grazie a te consigliere, per la contribuzione che ci contraddistingue, diamo la parola al cittadino unico, cioè la parola di Gennaro, che chiedendo al buio ovviamente di parlare. No, devi parlare al microfono.
mica la verità, dove sta il allora io sono stato specifico sempre, sono il delegato provinciale dell'Asso Utenti per l'AMPI. Prendo diciamo con entusiasmo la notizia che finalmente questo consiglio di municipalità ha accolto le richieste che anche con una raccolta di firme fatta dall'Asso Utenti, dall'allora non presente nelle istituzioni Movimento 5 Stelle, Comitato Omero Arenella, Gruppo Storico ed anche mi dimentico il nome sia della persona che del suo gruppo, del gruppo che rappresentava. Ma non è questa cosa. Voglio dire, praticamente raccoglievo le firme lì anche al bar già diretti di Vieruoccolo, perché praticamente. Uno dice la 92 di essere contro, non aspettavamo. Qualcuno dice la 92. Vabbè, tutto va. Questa è una questione che praticamente noi abbiamo fatto anche comunque delle analisi, abbiamo ritenuto che oltretutto meno di 2000 posti auto dati in concessione novantennale, non in vendita, quindi non messi in vendita, neanche trasmissibili agli eredi, e oltretutto a confermati da oneri di manutenzione, di ristrutturazione, di gestione dei parcheggi, diciamo non avrebbero risolto il problema di due quartieri in cui non sappiamo quante decine ci possano essere almeno 50.000 automobili, non so, tra Omero e Arenella, anche di più, 70-80.000 automobili. Il problema reale è quello appunto dei parcheggi di scambio. Vogliamo ricordare che appunto il parcheggio del Vallone Sant'Antonio, di cui si parlava da 20 anni, è stato prima finanziato dal Banco di Napoli e successivamente si sono, diciamo, subentrati altri fondi, si diceva che di 800 posti auto, con un progetto che era stato rivisto anche per collegarsi verso via Epomeo, verso diciamo la strada, oggi non mi ricordo bene i nomi, la strada che porta verso i Camaldoli, praticamente con una, diciamo, anche con la realizzazione di una piattaforma per permettere agli autobus di interscambiare con il parcheggio nella zona del Vallone Sant'Antonio, diciamo, è in una fase progettuale abbastanza avanzata, si era parlato di 800 posti che dovevano essere realizzati, dedicarne 400 diciamo ai privati, ma comunque noi siamo perché sia, diciamo, fatto un discorso di interscambio complessivo. Vogliamo ricordare, vogliamo fare notare i problemi, i danni che secondo noi possono portare i parcheggi di interscambio, anche noi siamo perché pertinenziali, anche noi siamo perché si eviti di realizzare il parcheggio di Piazza Leonardo, segnaliamo diciamo, la situazione di grave disagio dei residenti e di anche di pericolo secondo noi per la circolazione. Non abbiamo mai capito in che cosa consistano le opere compensative che si fanno per i parcheggi pertinenziali, né ci sia qualche autorità, tipo anche la sovrintendenza, che possa, diciamo, controllare quello che poi è l'impatto con l'ambiente e col territorio. Piazza Venella non sarà stata, diciamo, una piazza storica nel senso tradizionale del termine, ma il modo in cui è stata realizzata, quella pietra bianca che poi in estate non sappiamo quale sarà il calore che svilupperà con i raggi del sole, con pietra che poi quando piove si rischia anche di scivolare e di cadere a terra, con l'impatto proprio dell'ingresso e dell'uscita del parcheggio pertinenziale, che veramente non so, non sappiamo se tutte queste opere, appunto, vogliamo sapere, i parcheggi pertinenziali possono essere fatti senza che ci sia anche un parere preventivo, diciamo, della sovrintendenza, che dovrebbe proprio vedere come questi parcheggi impattano con l'ambiente. Per questo, diciamo, siamo nello stesso tempo molto favorevoli a che ci siano anche, come ci ricordava appunto qualcuno di cui mi viene in mente il nome, mi sembra buon uomo, la convenzione di Iaus, la convenzione di Iaus, che in caso della realizzazione di opere che impattano con l'ambiente e il territorio è d'obbligo la consultazione preventiva
con i cittadini. Il discorso all'atere segnalmente il Presidente è quello che abbiamo fatto denunciando anche, diciamo, con un dossier la grave situazione sia di Metro Napoli, ex Metro Napoli, ancora pare che esista come società inserita nella nuova azienda dei trasporti, sia a livello di città sia a livello, diciamo, di situazione collinare, con una serie di cartelli che parlano di non ben precisati motivi tecnico-organizzativi, e vorrei capire a esperti del settore cosa vuol dire motivi tecnico-organizzativi. Sono ferme le scale mobili realizzate alcuni anni fa per, diciamo, essere un sistema intermodale tra le funicolari e supplire alla lunghezza del percorso che avevano alcune linee di autobus. Infatti la C36 fu su richiesta della NM arretrata a Piazza Vitelli, addirittura si sono chiusi sottopassi di interscambio tra le funicolari. Quindi vorremmo capire anche e sollecitiamo questo consiglio municipale a perorare al sindaco e a Metro Napoli la rimessa in funzione di questi impianti che riteniamo necessari per l'utenza, per il cittadino. Grazie. Consigliere Baronelli. C'è un altro cittadino, forse? Sì, io volevo fare una richiesta al... posso? Però ho una richiesta in corso, sospendiamo un attimo gentilmente. Un attimo, prego. Una di servizio. Prego. Ok. Un altro cittadino che non ricordo il nome, se ce lo può. Dario Catania. Sì. Allora, volevo soltanto segnalare, dato che poi si dice sempre che i cittadini non segnalano le cose sul territorio e quindi poi quando succedono le disgrazie si fa scudo di questa cosa, perché poi le segnalazioni da parte dei cittadini non partono bene. Allora io oggi voglio segnalare che dal fine settimana, da venerdì fino a domenica, non vengono gestiti i flussi automobilistici su questo territorio, perché basta passare un giro, nel weekend c'è molta più concentrazione automobilistica, ma avviene anche tutto il resto dei giorni. Le auto, soprattutto nel weekend, stazionano dove è Carrefour, su Via Morgan, dove ci sono le concentrazioni di locali, e non c'è il controllo. Quindi sto facendo questa segnalazione da mettere al verbale, di modo che se si rompe qualcosa o cade, comunque parcheggiare lì, sta rompendo anche i marciapiedi e gli alberi poi non hanno dove innescare da lì, che succede. Quindi io lo segnalo, non si sa mai. Poi volevo dire, siccome per quanto riguarda il problema dei parcheggi, a me piace sempre guardare le cose un po' oltre, va bene i parcheggi di interscambio, anzi finalmente mi è piaciuto molto l'intervento di Luigi, che chiede appunto questa partecipazione facendo un referendum per chiedere se veramente i cittadini lo vogliono, anche il rispetto della convenzione di Aarhus, che è una convenzione europea, quindi anche rispettare queste norme sarebbe un grande esempio di onestà che potrebbe partire da questa municipalità. Ultima cosa riguarda appunto a parte il trasporto pubblico, quello che mi ha detto Gaudini, bisogna riuscire a controllare questi flussi automobilistici. Come? Riuscendo a fare controllo sul territorio e parcheggi di interscambio di questo tipo, ma anche utilizzare quegli strumenti che il comune ha a disposizione, quindi potremmo segnalarli come le rastrelliere per le biciclette che stanno lì da 2 anni e metterli in punti strategici, perché anche quelli funzionano da interscambio vicino alle funicolari, alle metropolitane, quindi segnalo anche questa cosa. Se si incomincia a creare anche una mobilità alternativa ciclabile al Vomero, si parlava di pista ciclabile al Vomero, mi ricordo 2 anni fa, non ne sento più che fa. Ultima domanda e chiudo: il progetto di pedonalizzazione del Vomero a che punto sta? Perché quando si pedonalizza le auto vengono eliminate, quindi questa è la visione di tutti, cioè, quando si parla di mobilità. Grazie. Grazie a lei, prego il consigliere Marone.
in questa parte politica sin dagli interventi e dalla prima famosa lista di banchetti che si sarebbero idealizzati sul corso del tempo. Devo dire che anche io in un primo momento leggendo il documento davo atto ad alcuni consiglieri di aver portato avanti una posizione come dire, nuova rispetto a questa maggioranza. Poi chiaramente mi sono reso conto che è vero che c'è una posizione politica nuova, ma sostanzialmente non serve a nulla. Si sta tentando di chiudere le stanze quando in noi già sono scappati. E mi spiego con molta franchezza. La vera speculazione su questo territorio che ha danneggiato i cittadini di questo territorio, che li ha danneggiati, perché le opere compensative che sono state realizzate fanno ridere sia per come sono fatte che per le somme che sono state, fanno ridere. Allora la vera speculazione è stata la realizzazione dei parcheggi privati sul pubblico. Qual è stata la vera speculazione su questo territorio? E a me fa piacere sentire qualcuno che dice: ma io lo dicevo da tempo, noi qui in questo consiglio sono 3 anni che diciamo questo. Ma chi dice questo si rende conto che conferma lo scollamento della politica da quello che succede sul territorio? Conferma la lontananza delle istituzioni da quello che succede sul territorio? Perché queste persone che stanno qui, ora è assente il consigliere Quadrano, ma c'è la sua zia che passa la passata consigliatura. No, questo è ben ricordato. Questo è ben ricordato. Non me ne ricordo come volte al collo. Non me ne ricordo, questo è un problema comune. Non me ne ricordo con una volta al collo che si piccavano perché stavano realizzando il parcheggio a via Andrea Salerno, a via Paisiello, a via Sardegna. Non mi ricordo che si piccava quando a via Celebrano, all'arco Celebrano realizzavano un parcheggio. E il sottoscritto disse: guardate che sopra troveremo le macchine sempre uguali, c'è un rendering al quarto piano e se lo andiamo a vedere ci dice un mondo che non c'è, ci dice un mondo che non c'è. E tanto è vero che loro hanno mantenuto la loro posizione e la zia ha candidato il nipote. Hanno tanto mantenuto la loro posizione che alla fine viene fuori che quella posizione è una posizione del tutto strumentale, così come è il documento di oggi. È evidentemente strumentale, perché è come dire parlare di carne di primo taglio con gelco squartatore, ragazzi. E qua state parlando con il presidente Coppetto e mica state parlando con l'ultimo arrivato sul tema parcheggi. Uno che il piano urbano parcheggi lo ha approvato in consiglio comunale da presidente della commissione, dopodiché è venuto a fare il presidente di quella municipalità su cui quel piano è esistito di più. Mario Coppetto della vicenda urbana parcheggi si è fatto una questione politica di vita. Di vita. Ebbene, presidente. Mi sembra evidente, è presidente, ci ha investito gli ultimi 15 anni della tua attività politica, è evidente. Allora, questo è il dato. Quindi quando voi venite a dire: ma noi stiamo facendo il documento, ma noi siamo una posizione di lei, ma di che state parlando? Qua fuori il sacco del territorio già c'è stato. E poi veniamo alla parte più ridicola, perché non c'è elemento di questa maggioranza che non si concluda con una risata amara, ma non sempre una risata, che è la parte in cui voi dite o vorreste dire che si deve sospendere il piano urbano Marchigi. Sospendere il piano urbano Marchigi. E anche qui vi ricordo che mentre voi parlate e fantasticate probabilmente al cerone di Natale con tutta la famiglia di sospendere il piano urbano Marchigi, a Piazza Leonardo ci sarà una sentenza del TAR a breve che inevitabilmente farà riprendere la costruzione dell'ennesimo. Ok? Allora, se vogliamo dire sospendere, scriviamo anche di revocare comunque le autorizzazioni date, pur consapevoli di essere passibili il risarcimento del danno. Perché poi, se lo volete fare, lo dovete fare. Perché poi un'amministrazione non può delegare al TAR
quelle che sono le sue scelte. Se in questo momento, il 17 oggi quando abbiamo, 15 febbraio 2014, c'è una volontà di sospendere il piano urbano Matteggi, assumetevi la responsabilità di dire: caro sindaco, revoca l'autorizzazione, e anche se il TAR ti dice che tu la devi fare, tu chiedi solo di essere condannato al risarcimento del danno. Chiaro? Sarebbe nuovamente come ti dicono, è evidente. Allora, la cosa che più fa ridere in quel documento è che si dice di interrompere qualsiasi autorizzazione di privato sul privato. Allora qua, poiché è come non so scritto. È scritto, privato su privato bisogna interrompere. C'è scritto, scusate, rilascio delle autorizzazioni privato su privato. No, aspetta, un attimo, un altro nome, presidente, se non poi andiamo su parola. Allora, scusate. Qua si dice di rivedere il rilascio di autorizzazione per la costruzione di parcheggi privati su privato, che in questo particolare momento storico potrebbero essere fonte di attrazione per interventi di carattere speculativo e comunque non necessari alla cittadinanza. Allora io vorrei chiedere una cosa: a differenza di chi ha realizzato il parcheggio privato sul suolo pubblico, che ha rischiato l'investimento economico esclusivamente per la realizzazione dell'intervento, chi fa privato su privato rischia lui. Se il mercato questi interventi non li vuole, quel box non si venderanno, ma sicuramente non potremo dire che chi ha fatto l'intervento privato su privato ha creato un danno alla cittadinanza. Questo non lo potremo dire. È chiaro? No, non l'ha creato il danno alla cittadinanza, perché ha rischiato di proprio. E ha rischiato come? Le mogli ce ne sono fatte, non sono rispettate. Sì, Presidente, Presidente, ma questo, tu ci hai investito 15 anni di video, non ci posso mettere 5 minuti, mi è piaciuto. Allora, sì, ma ci mancherebbe altro. Allora, dicevo, il dato vero è questo. Allora, noi proponiamo l'emendamento, proponiamo due emendamenti. Il primo emendamento è che sia scritto espressamente di non autorizzare più interventi privati su pubblico. Punto. Non c'è scritto. C'è scritto di sospendere. Lascia l'emendamento. Se no per mettere un rigo sopra quello che ho detto. Di sospendere? No. Non lasciare più perché ci avrebbe privato su solo pubblico affrettato. No, di non lasciare più. Di non rilasciare. Allora aggiungiamoci in più. No, allora l'emendamento è più. Il secondo, emendamento, Presidente, è di sostituire il primo articolo, il primo rigo dell'ultimo capoverso, dove dice di rivedere il rilascio di autorizzazione per la costruzione di parcheggi privati su privati, di eliminare questo rigo e dire di impedire l'ulteriore realizzazione di parcheggi privati sul pubblico su questo territorio. Sono questi gli elementi, credo che a norma di regolamento siano verbalizzati, che siano, invece di scrivere di rivedere il rilascio di autorizzazione per la costruzione di parcheggi privati su privati, di impedire la realizzazione di ulteriori parcheggi privati su pubblico. E rivedere anche quello che stanno impedire. No, io ho parlato di realizzazione. Non sta scritto di realizzazione di parcheggi privati su pubblico. Cioè, no, sta scritto di non rilasciare alcun permesso a costruire. Quindi, io ho parlato di impedire la realizzazione. Quindi ci potrebbe anche essere un permesso che non deve essere fatto. Consegni gli emendamenti, noi li leggiamo appena. Ovviamente sono stati registrati, però se c'è il consegno che noi li leggiamo scriviamo al momento di tutto. Sì, grazie. Per ricordare il documento originale. Allora, chiesto di intervenire il consigliere Scirocco. Sì. Grazie Presidente. Credo che sono soddisfatto della soluzione che è proposta la Commissione Quinta, che
penso possa rappresentare innanzitutto uno stimolo per l'amministrazione centrale a prendere una posizione chiara su quello che è poi il piano urbano Targhecci De Magistris. E mi auguro che anche in qualche modo la visione politica che vi ho portato in campagna elettorale venga poi in questo rappresentata. Io credo che al di là di rappresentare uno stimolo appunto per questa amministrazione, rappresenta anche un piccolo risultato che questa municipalità sta in qualche modo raggiungendo, perché anche la discussione che ne è nata negli ultimi anni in tema di parcheggi sicuramente ha portato a grandi contrasti, discussioni interne, e vedere comunque che c'è un'apertura verso posizioni magari prima più lontane è sicuramente una buona notizia. Io credo che in merito a quello che si è detto sull'idea di città che questa amministrazione centrale non ha, io credo invece che forse come municipalità, ma anche come partiti che molti di voi rappresentano, o movimenti, forse è giunto il momento di anche riconoscere che una situazione di predissesto insieme a attacchi di tipo politico su temi centrali come San Carlo di Napoli, come Bagnoli, come il recente ritiro della quota della regione Campania da Bagnoli Futura, come anche la questione di alcuni movimenti che stanno facendo sul biodigestore a Scampia, sono una serie di movimenti qui presenti e rappresentati, sono una serie di attacchi che non aiutano sicuramente a trovare soluzioni per risolvere il problema della mobilità sostenibile, come molti di noi tutti ce lo aspettiamo. Se vogliamo una mobilità sostenibile più funzionale, se vogliamo delle metro che funzionano, delle scale mobili che aprono, innanzitutto c'è bisogno che Napoli superi il tema del predistesto e del possibile distesto che è ancora nell'aria. Quindi credo che, mi chiedo, dove sono in questo momento i partiti, dove è il governo innanzitutto, e spero che sia vicino a questa città, dove sono i partiti che sono qui rappresentati, dove è la regione Campania che da un lato tira la pedrella e nasconde la manina. Quindi io perciò questo secondo me va detto, perché è importante che venga sottolineato. Detto questo, per me, io facevo un ragionamento molto semplice quando mi parlavano di parcheggi qualche anno fa, prima di essere consigliere, e mi dicevano: ora costruiscono un parcheggio pubblico privato su pubblico in questa piazza, Piazza Venere in principale, che è la zona dove io vivevo prima. Io ho sempre pensato: chi ha la possibilità di comprarsi un box ha anche la possibilità di comprarsi una seconda auto. Cioè, nel senso, nella mia ottica, ingenuamente, dicevo, chi mette una macchina nel box è perché c'è una seconda macchina o che non sapeva dove mettere e che quindi metterà nel posto dove metteva la prima, oppure se ne compra direttamente una seconda. Quindi per me l'idea del parcheggio del privato sul pubblico non aiuta a far scomparire le auto, ma anzi in qualche modo può alimentare, forse è un po' perversa la mia visione, ma ritengo che possa essere una spinta all'acquisto e all'ulteriore, diciamo, traffilizzazione, se si può usare questo termine, di auto nella zona attorno al parcheggio. Quindi per me è chiudo, ultimo minuto, io sono per le ZTL, ma questa addirittura ovviamente ragionate, devono essere studiate con un sistema di trasporto pubblico che funzioni, e torniamo al discorso del predistesso, quindi del sostegno che chiedo a tutti i partiti presenti. La pedonalizzazione a che punto? Per quanto riguarda il concetto, a me l'auto non deve più convenire su questo territorio, l'auto non conviene più comprarla e usarla se funziona bene il trasporto pubblico. A questo punto mi chiedo, al di là della mobilità sostenibile, facciamo, e al di là di questo documento che ovviamente io sostengo, proviamo a immaginarci anche di recuperare gli spazi pubblici, i parcheggi pubblici che già esistono sul nostro territorio, proviamo a dargli una destinazione che non sia di intercambio, che sia di residenziale, che sia diversa, però c'è il parcheggio di Via dell'Erba, e continuo a dirlo, lo ripeterò, che continua ad essere, insieme a tutta l'area di Via Pietro Castellino, in qualche modo un anello debole del sistema di mobilità sul nostro territorio. Rivediamo la mobilità su Via Pietro Castellino, rivediamo il ruolo che Via dell'Erba e quei tre piani grezzi di 1000 metri quadrati l'uno
possono svolgere nel nostro territorio, e cominciamo da questo documento che può essere l'inizio. E chiudo con l'auspicio che presto un ordine del giorno verrà presentato di nuovo, magari in commissione mobilità, e discusso poi in consiglio, mi auguro, di municipalità, in merito agli spazi per le biciclette su questo territorio, che è in preparazione ma che ancora deve essere però portato in discussione. Grazie. Sì, grazie consigliere. Consigliere Morelli. Sì. Grazie Presidente. Aggiungo alcune considerazioni molto brevi alla discussione. Allora, innanzitutto io ho piacere che qui ogni tanto ci ricordino della convenzione di Aarhus che è stata stipulata dai Stati dell'Unione Europea nel 2008, quindi non capisco come avrebbe potuto mai interessare la discussione avvenuta tra il 1992 e il 2001. E anche questo che tra le altre forze, Sinistra Ecologia e Libertà, chiede la ridiscussione del piano urbano parcheggio per trovare una via condivisa, perché a noi non basta una consultazione con i cittadini, a noi serve, a noi pare giusto, chiedere una concertazione con i cittadini rispetto a questa questione. Sono due cose radicalmente diverse. Se si fosse fatta la concertazione con i cittadini, probabilmente non avremmo il problema della discussione. Questa è la questione reale. Ciò detto, io credo che questo documento sia un oggettivo passo avanti rispetto alla situazione che veniva percepita dal territorio rispetto all'amministrazione municipale. Mi rendo perfettamente conto che gli strumenti amministrativi sono tali e non sono né buoni né cattivi, possono solo essere usati bene o male. E questa è una cosa che noi dovremmo tenere tutti a mente, perché non esistono strumenti amministrativi a prescindere sbagliati. Ovviamente quello che vale in un momento non può valere in un altro. E se cambiano le condizioni di applicazione di uno strumento amministrativo, credo che debba cambiare anche l'interpretazione e l'utilizzo che un'amministrazione fa di quello strumento. Con molta semplicità e con molta serenità. Non ci sono primogeniture da fare rispetto alla posizione parcheggio sì, parcheggio no. C'erano motivazioni valide che hanno portato a una discussione pubblica, perché quella tra il 1992 e il 1998 sul piano regolatore e sulle sue articolazioni fu una discussione pubblica, una gigantesca discussione pubblica che fu veicolata all'interno della società dai corpi intermedi che allora esistevano ed erano forti. La ristrutturazione dei corpi intermedi impedisce in questo momento lo stesso tipo di discussione, per cui noi abbiamo bisogno di un iter diverso rispetto a quella discussione, e per questo ne chiediamo un'altra, una più complessa da fare, perché non esiste più appunto la penetrazione della politica nella società come era prima, e quindi abbiamo bisogno di nuovi strumenti per trovare e riuscire a trovare un'idea condivisa di come gestire la città. Ciò detto, credo che sia utile aggiungere, e propongo un emendamento aggiuntivo al documento, che venga chiesta una missione al Presidente della Commissione Comunale, perché se c'è una delibera in atto, che da quello che posso immaginare non è una delibera sul piano parcheggio, ma una delibera di indirizzo, noi vorremmo capire a che punto è la discussione al Comunale, visto che è diventata una sfera impermeabile e impenetrabile rispetto a questa cosa. Per cui formalizzerò l'emendamento di qui a poco. E volevo aggiungere un'ultima considerazione. È vero, c'è stato, ha ragione il Consiglio, un lavoro politico per... No, in questo caso, ma è stato un che ti attrice. C'è stato un lavoro politico di forze politiche che nel 1992, cioè di elementi politici, di rappresentanti dei cittadini, che nel 92 non c'erano, che nella scorsa mandato amministrativo non c'erano, e che adesso hanno avuto la possibilità di dare il proprio contributo, e c'è stata una discussione profonda anche all'interno per quello che riguarda il mio partito, degli organismi dirigenti del partito, e la posizione
concezione di psicologia e libertà è plasticamente espressa dal documento presentato dalla Commissione. Per cui credo che sia utile annunciare il voto favorevole del gruppo di psicologia e libertà allo stesso. Grazie. Sì, grazie consigliere Morelli, anche consigliere Morelli. E infine consigliere Capone. Sì, grazie presidente, sarò brevissimo. Per quanto prima ora volevo questo era un gioco, se sapevo che era un gioco cercavo di attendere a chi. Non ci ho pensato, vabbè, fa niente. Ci proveremo la prossima volta, no, a parte gli scherzi. Prima una questione che riguarda strettamente l'aspetto della mobilità e su cui penso che questa città debba fare mente locale. Tutti quanti voi sapete che è stata aperta la stazione della metropolitana collinare di Piazza Garibaldi, e però forse non tutti sanno che uno dei motivi per cui sono chiuse le scale qui del Bomero, le scale di via Scarlatti, è dovuto al fatto che il personale che doveva sovrintendere queste scale è stato spostato a Piazza Garibaldi per consentire il funzionamento della stazione. Uno dei motivi. Voglio dire, stiamo parlando ovviamente di situazioni a costo quasi zero per il metropolitano, però stiamo parlando anche di situazioni che hanno un costo sociale molto molto importante. Detto questo, io credo che i parcheggi, piano piano parcheggi, quindi anche parcheggi di interscambio, siano molto legati all'aspetto del funzionamento del trasporto su ferro. Per cui, come dicevo stamattina in commissione, questa municipalità, che come ama dire il Presidente molte volte, vede ricadere addirittura 7 stazioni sul proprio territorio, qualcosa di simile, non può fare a meno di chiedere a tutti, al Comune, alla Regione, al Governo, che ci sia un funzionamento adeguato della metropolitana collinare. Altrimenti le numerose altre, perché non è vero che i parcheggi di interscambio di Piscina, da Vigliaiano siano vuoti, non è così, però diciamoci la verità, il traffico in questa città negli ultimi anni è diminuito del 30% per la crisi economica, perché la benzina costa troppo e anche le auto costano troppo e c'è qualcuno che non ha potuto cambiare l'auto vecchia. Ma se il trasporto sul ferro continuerà ad avere i suoi problemi, addirittura potrà ingigantire questi problemi attraverso dei guasti tecnici che purtroppo sono l'ordine del giorno di tutti quanti noi che siamo abbonati agli sms della metropolitana, sappiamo benissimo, quasi ogni giorno abbiamo un sms di non funzionamento della linea, e allora tanta gente sarà costretta a prendere l'auto. E questo ovviamente creerà ancora maggiori problemi sul trasporto. Quindi chiedo fortemente, non è il caso di fare un emendamento, Presidente, a differenza di quanto ho detto stamattina in commissione, però io chiedo fortemente, come già ho fatto in relazione alle difficoltà che c'erano prima dell'apertura di Piazza Garibaldi sulla linea 1 della metropolitana per quanto riguarda il numero dei vagoni, per quanto riguarda la frequenza delle corse, chiedo Presidente a tutti i capigruppo presenti che ci possa essere una seduta di consiglio con il servizio competente, con l'ufficio della metropolitana, per discutere su quali sono le prospettive, perché da quelle che sono le notizie le prospettive non sono incoraggianti, non ci sono stati ancora ordinativi relativi ai vagoni, relativi ai treni, che come qualcuno di voi saprà hanno ormai 22 anni, 1992 l'inaugurazione della metropolitana, e non credo che a breve ci potranno essere ordinativi. Sarebbe opportuno che si chiarisse questo aspetto, non è stato da porre un freno anche all'aspetto dilagante dell'uso dell'auto. Per quanto riguarda l'aspetto dei parcheggi, molto velocemente, privato su privato, io non credo che privato su privato non crei problemi. Basti ricordare quello che stava accadendo, che è accaduto a via Iannelli di fronte alla tua parte. Appunto, io non credo che non ci siano dei problemi. Così come mi giunge notizia che l'ultimo lembo di terra agricola, se vogliamo, a Rione Alto, via Domenico Fontana, fronte a Giacomo De Capri, è una zona dove al più presto si potrebbe costruire un parcheggio.
Io credo che noi come istituzione abbiamo un dovere, anche perché il piano regolatore lo fa in comuni anni, e se il piano regolatore dopo 15 anni è da rifare o da rivedere per garantire e preservare gli ultimi appezzamenti di terra nel caso specifico, per creare soltanto un minimo di non caoticità che indubbiamente un parcheggio crea quando si tratta di creare un passo carrario, quindi con quello che è l'uscita dell'ingresso delle auto in una zona per esempio come quella del Pione Alto, e io credo che da questo punto di vista noi abbiamo tutti il dovere di fare. Poi permettetemi l'ultima cosa. Nella passata consigliatura, è vero, c'era il commissario straordinario, il sindaco di Napoli era commissario straordinario, e il sindaco ebbe la brillante idea, secondo me, di creare una cabina di regia. Io non credo che ci siano tante cose di cui andare fieri, intendiamoci, sono stati fatti tanti errori nel passato, però vorrei ricordare a tutti che questo territorio aveva un'istanza di 23 parcheggi sul territorio dell'Arenella del Bosco. E siamo scesi, grazie alla cabina di regia che ci fu sul tempo, di natura anche politica, perché no? Siamo scesi a 11 parcheggi, che secondo me sono ancora tanti, sono ancora troppi rispetto a quello che è l'esigenza del territorio, ma questo è un dato che io vorrei che fosse valutato adeguatamente, perché sennò sembrerebbe che nelle passate consigliature non ci sia stata mai un'azione positiva da questo punto di vista. Permettetemi di chiedere l'ultima cosa, appunto, ritengo che proprio per questo motivo una maggiore concertazione, non chiamiamola cabina di regia, era il commissariamento, si poteva fare in maniera diversa, eccetera, ma un tavolo che possa prevedere la presenza continua anche degli uffici della municipalità, che conoscono molto, molto meglio il territorio rispetto agli uffici centrali, che non avrebbero motivo di essere ostativi a delle richieste su tanti aspetti della viabilità, della vivibilità in generale, eccetera. Io credo che una concertazione che veda un tavolo permanente, che veda la presenza della municipalità anche per quanto concerne il rilascio di autorizzazioni privato sul privato, penso che sia doveroso a salvaguardia anche, perché no, dell'imprenditore stesso, nella speranza, e permettetemi di avere qualche dubbio, ma sono convinto che ce ne siano tanti, nella speranza che siano tutti imprenditori che abbiano realmente la volontà di investire, perché quando io faccio una domanda a qualcuno che costruisce un parcheggio e chiedo quante prenotazioni hanno e mi rispondono con i lavori che sono in atto 30%, perdonatemi, io qualche dubbio mi viene sulla capacità dell'imprenditore. Poi, come dice forse qualche altro consigliere di me, può darsi che uno vuole rischiare in proprio, però credo che in qualche modo qualche dubbio su anche purtroppo l'entità degli investimenti in questa città, che non sappiamo bene a chi appartengono, a chi possono appartenere. Quindi, perdonatemi, vorrei un maggiore controllo anche dal punto di vista delle risorse economiche da parte delle autorità competenti, per comprendere se stiamo parlando di qualcosa che possa avere per loro un'origine mafiosa. Penso da questo punto di vista il minimo che possiamo richiedere agli organi competenti. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Capone. Sì, grazie Presidente. Io credo che in più di un intervento che mi hanno preceduto, assolutamente legittimo, ci sia stato più di un'occasione un momento di confusione rispetto a quello dell'ordine del giorno del Consiglio di oggi, un po' di confusione con un mix anche di ingenerosità rispetto a dei momenti che io, ahimè, dal momento che il tempo passa, ho vissuto. Scherzavo prima con il consigliere Gaudini, quando in questa città si è cominciato a ragionare per rubare parcheggi, il consigliere Gaudini, bontà sua, aveva 10 anni, io già ero consigliere. Esatto. E come qualche altro consigliere magari lo ricordava, e come qualche altro consigliere ricordava la bontà della costruzione della metropolitana comunale che finalmente è arrivata a Piazza Garibaldi partendo dal progetto di quegli anni, non ricordava neanche che a Corso Novara ci fosse un ponte che fu tolto a terra a proposito del riparto delle ponte di Sottile. E allora
troppo generoso, no? Dover attaccare quello che è stato costruito faticosamente dopo Tangentopoli in questa città. Ma mi fermo qui nell'analisi degli ultimi 20 anni, anche perché rischierei a spiegare chi non è interessato a questa analisi, purtroppo. E la prima cosa che mi viene in mente rispetto a questo ordine del giorno è la disorganizzazione di questa amministrazione comunale. Io, ahimè, ho il dovere di sottolinearlo. E la prima cosa che mi viene in mente è pensare che la terra che ha la mobilità, che la delega alla mobilità è nella disponibilità del sindaco, la delega ai parcheggi e alle infrastrutture un assessore diverso. Già questo denota, può dire, una sorta di burocratizzazione delle scelte, non c'è un vero e proprio assessore alla mobilità, perché io sono d'accordo che l'individuazione del piano urbano e parcheggi debba camminare pari passo con la mobilità. Però la confusione che ho ascoltato in interventi precedenti riguarda un fattore innanzitutto fondamentale, quello che sono due percorsi assolutamente diversi, e io credo che ci sia anche un carico di ipocrisia, se vuole essere offensivo, rispetto all'affrontare questo argomento, ovvero quello che è il percorso del piano urbano parcheggi privato sul pubblico è quello che invece è il percorso solo di natura amministrativa, privato su privato. Ebbene, io davvero non capisco perché spesso e volentieri, a livello nazionale, a livello locale, sento di privati, di imprenditori che devono essere invogliati, aiutati e quant'altro, o se nell'eventualità ci dovesse essere un imprenditore privato che rischia, che ovviamente è sotto l'egida della legge ordinaria rispetto a quella che è la richiesta del permesso, non possa addirittura e si possa pensare che il pubblico debba intervenire. Io su questo ho più di un dubbio, e sicuramente il senso dell'ordine del giorno che io voterò e sostengo non va in quella direzione. L'ordine del giorno dice una cosa precisa: dal momento che la giunta comunale ha emanato una delibera di cui non abbiamo ancora notizia noi rispetto al piano urbano parcheggi, e apre qui la parentesi, oltre il ciclo di boa di questa amministrazione, perché siamo a 3 anni, per me fare una delibera che poi dovrà essere votata in consiglio comunale, immagino prima dell'estate, nella migliore delle ipotesi, dopo 3 anni, cioè oltre il ciclo di boa, presentare finalmente un piano urbano parcheggi significa essersi candidati a questa città senza avere un'idea di cosa fare in questa città. E questo è il più grande fallimento che dovrebbero sentire tutti, a prescindere dallo schieramento. Perché effettivamente il piano urbano parcheggi è una cosa importante, però viene visto sempre come l'arricchimento di qualcuno rispetto a qualcun altro, anche nel piano urbano parcheggi. Non è così. Il piano urbano parcheggi, per quella che è la mia esperienza, nell'aver sostenuto un gruppo di cittadini, come piace tanto oggi dirlo, quelli di mio modello, la cooperativa dei fiori, nome e cognome, che ci ha messo, e per me era offensivo sentirmi anche parte di quell'amministrazione che non riusciva a sostenere quell'operazione, ci ha messo ben 13 anni a rilasciare un permesso, 13 anni! Una vita, più di 2 consigliature, ha rilasciato un permesso alla costruzione di un parcheggio, non a un imprenditore, a una cooperativa di cittadini. Stiamo parlando di circa 300 famiglie che si sono unite, si sono viste per 13 anni, logorandosi, non credendoci più, perché volevano ricordo lo sport all'interno del piano urbano parcheggi. Dov'è l'arricchimento personale? Abbiamo dato una risposta a 300 famiglie che avevano quell'esigenza. Opera compensativa di via Candieri, grande o piccola che sia, questo poi sicuramente andrebbe approfondito, però c'è stata un'opera compensativa che ha portato indubbi benefici, e allora non c'è arricchimento di nessuno. Qui c'è spesso la caccia, ne possiamo fare anche altri. E allora questa è spesso una caccia alle strette. Il piano urbano parcheggi come debba essere costruito? E quella sarà la curiosità di quello che sono i lavori dell'amministrazione centrale.
di economia rispetto a quella che è la domanda del territorio, non quello che pensa Alessandro Patone e, scusami se ti cito, Mariano Peluso, quello che è la domanda delle forze sociali, dei commercianti, quelle che sono dei residenti rispetto a quelle che sono le loro esigenze. Secondo me il piano Paolo si costruisce così, non si costruisce perché io non voglio che un imprenditore, senza sapere neanche chi, come se avessimo questa spada di un Damocle pronta ad uscire appena si presenta il piano Paolo Marcheggi. Ebbene sì, c'è anche questo rischio che ci possano essere infiltrazioni, ma mica solo col piano Paolo Marcheggi. La tensione deve essere alta rispetto a queste infiltrazioni, sempre, anche quando si apre una semplice salmeria o un centro scommesse. Chiaro, non quando si apre il piano Paolo Marcheggi, forse perché l'entità economica è più grave. Mi sembra anche un modo banale e puerile di affrontare il problema della criminalità organizzata. Detto ciò, le grandi città tutte, per chi ha la possibilità di andare un poco in giro, no? E non arrivare semplicemente a Roma, ma andare anche in tante altre città, sono organizzate come parcheggi. Però la differenza qual è tra noi e le altre città? È che il parcheggio a 10 lei, tanto per intenderci, ma bando alle ipocrisie non si farà mai. Perché un'opera che costa 20 milioni di euro, ma con il comune che rischia il dissesto, chi è questo imprenditore, in questo caso stupido, non che rischia, che si viene a imbarcare in un'operazione del genere, sapendo che il comune di Napoli questi 20 milioni glieli restituisce magari dopo 30 anni? Cioè, e allora veramente affrontiamo la discussione in maniera un poco antipocrita. E allora l'ordine del giorno è quello di dire: fermiamo tutto, sospendiamo, non sondiamo più, perché questo è fuori dalla grazia di Dio, lo troverei anche un po' presuntuoso da parte nostra. Non diamo più, sospendiamo innanzitutto per avere l'amministrazione centrale che cosa ha in mente e quale può essere il nostro contributo. Ma il nostro contributo non deve essere quello del cittadino spaventato che ci viene a costruire il parcheggio sotto casa e ci va a crollare il palazzo, perché Presidente, lo ricordavo anche oggi in commissione, l'unico parcheggio che ha provocato un danno da 18 anni a questa parte, ovvero da quando governo il centro-sinistra, questa città fu bocciato dalla circoscrizione della realtà. Io ero presidente della commissione da voi, bocciato, chiaro, attraverso San Severino, fu bocciato, fu ebbe anche il parere negativo dell'ufficio tecnico, che condividiamo anche con la circoscrizione vota, essendo già all'epoca un unico ufficio tecnico, ebbene quei lavori partirono lo stesso in maniera possibile e ci fu il crollo dell'ala di traversa San Severino. Questo è importante perché è accaduto circa 12 anni fa, Gaudini arriva su. Stava alle scuole elementari. E allora bisogna scusami se dicendo, ma è questo che bisogna ricordare. Con piacere. Perché certe cose sono state fatte, a mio modo di vedere, anche più troppo lentamente. E per un parola che ci dovrebbe essere quindi un argomento cassato, perché si era già dato, si doveva già dare risposta a quello che erano le esigenze dei cittadini. Ma è chiaro, c'è la crisi, ora è chiaro che la macchina è il box auto, non è la priorità, ci mancherebbe altro, è evidente, ma queste sono leggi di mercato che poi cambiano a prescindere da quello che pensa la municipalità. Concludo subito. Traversa San Severino, l'unico parcheggio davvero che ha portato danni e che noi abbiamo bocciato, è stato costruito lo stesso. A proposito di controllo che qualcuno di noi dimenticava con veemenza a partire dal sindaco e dal magistrato, io ho fatto anche richieste qui in aula, le ho fatte richieste per iscritto e ho conservato gelosamente la risposta della dottoressa Contino, che dice che lei ha dato un parere negativo. Ebbene, però è stato costruito. L'imprenditore, in quel caso, l'imprenditore che fece almeno quei lavori abusivi, ha costruito e vende i suoi box. Non vedo nessuno qui che ha citato questo esempio, che è l'unico che ha portato danni. Gli altri sono probabilmente i cittadini, come abbiamo detto, qualche altro ha partecipato legittimamente e legalmente al piano Paolo Marcheggi degli anni passati. Io non voglio fare il difensore dei Marcheggi, perché io non sono difensore dei Marcheggi. No, è
voglio dire banale, da tifoso, no, di chi vuole trovare per forza un avversario per legittimarsi politicamente. E allora però mi piace affrontare anche la discussione in maniera seria. L'ultimo gioco va votato, non mettendo più che dice Marone, quando dice Maria provocatoria, ormai lo conosciamo, di sospendere per capire questa amministrazione che ha e se esce il permesso alla municipalità di inserirci dal nostro contributo. Grazie. Grazie a te, consigliere Peruso. Ormai siete tutti. Buonasera. Allora, io tento ad essere serio, per cui ci provo. È una notizia il fatto che la maggioranza in Dublin si esprima contro i parcheggi. Certo che le valutazioni fatte sulla crisi economica in base ai parcheggi non sono state fatte quando avete avuto il coraggio di stanziare 179.000 euro per 100 metri di strada di Annella di Massimo. Lì la crisi non l'avete osservata nei suoi aspetti. E poi non siete credibili perché accusate il sindaco che mi mette in prima fila per la sua gestione della città, però voi come maggioranza gestite la quinta municipalità e la quinta municipalità ha bisogno di ordinarietà, cioè le strade devono essere riparate, le potature devono essere fatte accuratamente, parchi e giardini, quei pochi che ci abbiamo andrebbero gestiti meglio. Invece stiamo a fare un discorso di pura spostamento di polvere, perché alla fine le nostre opinioni, lo sai benissimo Pedro, che purtroppo non arrivano a Palazzo San Giovanni e non ci tengono minimamente in considerazione. E quando poi devono stanziare loro i soldi sul nostro territorio, ti piazzano 300.000 euro su via Cimarosa. E noi ci consultano per questo, ci consultano per altre cose che fanno sul nostro territorio. Addirittura tu dovresti saperlo per prima di tutti e te lo vengono a raccontare i cittadini quello che stanno facendo da Palazzo San Giovanni. Allora mi chiedo, per cui esordio mi viene da ridere che tutto questo consiglio alla fine che cosa vuole portare? La nostra voce a Palazzo San Giacomo di come vogliamo vedere il nostro territorio. Va bene, proviamo a farlo, ma facciamo seriamente, torniamo in commissione, scriviamo un documento serio con le virgole e le controvirgole dove noi ci esprimiamo, finalmente possiamo dire pure l'innominato a un certo punto nella sua storia è diventato cattolico, anche Coppino dopo tanti anni che si è battuto per i parcheggi può diventare contro l'uomo della municipalità, contro i parcheggi da fare su questo territorio. Mettiamolo bene per iscritto, facciamo capire la nostra volontà, partecipiamo con i cittadini che fanno le manifestazioni per strada contro il parcheggio di Piazza Navona tutti, in maniera tale che facciamo capire a questi signori che vogliono costruire che non li vogliamo parcheggi. Facciamo un'azione, però no, forse di quella politica che tu ricordi quando eri giovane, poi ci tolgo la gioventù, ma quella di Domini. Quando si andava a pensare insieme ai cittadini si diceva esattamente la volontà del territorio qual era. Per cui questo documento, per quanto è carino, per quanto è bello vedere che la maggioranza abbia cambiato idea dell'altro di mano, non fa effetto su Palazzo San Giacomo, cioè, se ne fregano di noi. E quindi alla fine chi siamo? Siamo quelli che spostano le campane, siamo quelli che cittadino viene e chiede all'assessore che si dà più da fare di fare quelle cose per il territorio e il capo di Luca si affanna per andare avanti dietro. Ma non è questa l'amministrazione che credo che ognuno di noi volevamo fare, volevamo amministrare in maniera tale da fare qualche cosa per il territorio. Per cui torniamo in commissione con questo documento, facciamo un documento serio, forte, che faccia capire se questa è la reale volontà della municipalità, che non vogliamo i parcheggi, e poi se ne fa, ma in maniera seria, no? Un documentino fatto, confezionato, che posso capire le reazioni di Marone che dice che non è credibile. Grazie. Chiesto intervenire il consigliere Bonartis. Sì, grazie. Sarò molto molto veloce perché è tardi e ne stiamo discutendo giustamente approfonditamente. Io non capisco, innanzitutto ringrazio il consigliere Peruso per essere rimasto almeno una volta prima alla fine del dibattito e per essere andato via prima. Viene da parte dell'opposizione, se non per puro spirito di polemica. Noi stiamo approvando un documento che vuole rimarcare la necessità di
di portare a termine un piano parcheggi concreto da parte dell'amministrazione comunale. È vero, sono passati 3 anni, forse il tempo è tanto, però sono sicuramente meno di quei 13 anni che si è impiegato, come diceva il consigliere Capone, per dare una risposta ai cittadini di Modena, quindi insomma 3 anni, ma per un progetto complesso come il piano urbano parcheggi non sono in fondo neanche i dati. E noi stiamo chiedendo alla sensibilità che il consigliere Peruzzo se ne va, non ascolta, mi dispiace che non si riesca a capire che questa maggioranza vuole rimettere in discussione l'intera gestione dei parcheggi che si è avuta fino ad oggi, proprio perché si ha la lucidità di capire che quando cambiano le condizioni generali del mercato, quando cambiano le condizioni generali delle necessità dei cittadini, anche il più avveduto di box privati di cui non si hanno oggettivamente necessità, e si è favorito invece una rispistazione dell'intero piano per raggiungere qualcosa di concreto. Proprio per questo preannuncio il voto favorevole del mio gruppo al documento e il voto contrario sostanzialmente agli emendamenti presentati finora. No, grazie. Prima di mettere Posso rispondere pure io? Sono stato citato con nome e cognome, voglio chiarire la mia posizione. Se fosse consigliere, io le darei la parola. Sarebbe un po' personale. Lei magari può scrivere su. Quindi i cittadini non possono rispondere quando vengono chiamati. Il suo intervento è stato oltremodo apprezzato. Io penso che abbia ragione. Ancora un'altra volta devo dare ragione a Marone, ma lui sostiene che ha sempre ragione. È vero, fa questo, come dire, inizio per nome e fatto personale, semplicemente per utilizzare una dichiarazione del consigliere Marone. Sì, mi interesso di parcheggi da 15 anni, faccio una precisazione, consigliere Marone, da 24 anni. Anzi, da 26 anni, mi faccio un parcheggiatore, perché il sindaco della fine degli anni 80, prima ancora che venisse varata una legge che parte della sinistra avversò, che porta il nome dell'ex sindaco di Milano, Tongioni, ma meglio nota come la legge 122-1989, propose alla città di Napoli un progetto che si chiamava Partenopa, finanziato con 180 miliardi di un mutuo acceso presso il Banco di Napoli. Ovviamente non faccio tutta la storia di quel progetto, ma naufragò nel 1992 con la giunta Tagliamonte in Tangentopoli. Alcuni protagonisti di quella vicenda, per evitare che quello scempio si consumasse, tra cui sottoscritto, penso altri consiglieri presenti, penso a Giampaolo De Rosa, il compianto Marco Mascagni, prematuramente morto perché investito da un auto pirata mentre era in bicicletta, e perché senza una minima programmazione, senza coinvolgere il tessuto sociale e politico della città, propose quel progetto che prevedeva l'abbattimento degli alberi di Via Luppolo, Ciparco, Mascagna, la costruzione di un parcheggio sotto Piazza Immacolato, dove c'è una struttura fognaria di estrema importanza con un pozzo a portice, non arrivò ad essere in qualche modo progettato e deliberato, ma c'era chi teorizzava la necessità di costruire un mega parcheggio al di sotto della vita familiare. Questo era il
il progetto Partenopark, dopo un contenzioso durato tantissimi anni, che infatti intercettavano qua il presidente della commissione mobilità, in una risistemazione di quella immane tragedia, furono realizzati soltanto due tracciati: quello di Piazza Nazionale con un buco durante 18 anni e quello che ha visto la luce soltanto pochi mesi fa, forse qualche anno fa, quello di Via Morelli. Dopodiché si è dovuto necessariamente intraprendere un discorso democratico dove tutta la città ha partecipato, dove l'interlocuzione all'interno del Consiglio Comunale, a cui hanno partecipato tutte le forze politiche, fa bene Quadrano, ma solo Quadrano, fa bene a dire che quel progetto fu bocciato in Consiglio, ma ebbe l'approvazione dell'allora assessore partecipato alla prima giunta a passato, Raffaele Recce, approvato unanimemente in giunta. Perché partecipò tutta la città e le osservazioni ci consegnarono comunque un arricchimento. La necessità di costruire nell'ambito un'infrastrutturazione primaria della mobilità anche una serie di parcheggi pertinenziali e di scambio per evitare una concentrazione di flussi all'interno delle aree residenziali e per consentire lunghi processi di pedonalizzazione all'interno della città. Così nasce il progetto tardivo dell'applicazione della legge d'Ozione nella nostra città. Chi dice cose diverse, come dire, esprime un giudizio politico del tutto rispettabile, ma la storia è questa. Aggiungo a questa storia l'ultimo processo di pianificazione che ha visto la città discutere. Quando dico la città discutere, che anche il singolo cittadino, non componente di un'assemblea elettiva, consiglio comunale o consigli circoscrizionali, che allora potevano fare delle osservazioni, che puntualmente tutte migliaia e migliaia di osservazioni inondate nel consiglio comunale sono state votate, alcune approvate, alcune meno. Questo processo di pianificazione si chiama piano regolatore generale, che ha consentito anche l'esercizio di intervenire su suoli privati da parte di privati per costruire parcheggi. Ora non la faccio lunga, non la voglio fare lunga, però è davvero, come dire, pur comprendendo, voglio dire, il piglio politicistico sbagliato da qualunque parte venga, quindi non è una chiamata a correre sul piano politico, immaginare che ci sia un cambio di rotto, qualcuno di più immaginare che ci sia un cambio di rotto, vuol dire tutelare interessi, perché anche questo è stato detto oggi, rispetto invece a delle oggettive mutate condizioni di carattere generale a cui ha fatto riferimento il consigliere Bonazzo. È così, cioè soltanto, voglio dire, uno stupido pensa, voglio dire, che il mondo non può cambiare, è cambiare una condizione. Allora il problema, e qui tanti consiglieri, Fela, Corelli, Laudini, Capone, tutti lo hanno detto, ma credo anche in buona parte, al di là, diciamo così, dell'aspetto, mi lasci passare il termine, non provocatorio, ma di sollecitazione, no, di andare oltre il consigliere Maduro. Si tratta di dire, e su questo noi marchiamo i dati, abbiamo tutti quanti il bisogno di dire, cara amministrazione, di fronte a questo mutamento che è sotto gli occhi di tutti, cos'è sotto gli occhi di tutti? Che c'è una certa quantità di invenuto. E quindi ha a che vedere con cause oggettive, cioè che la gente non tiene i soldi, ma la gente non tiene soltanto i soldi per comprarsi il parcheggio, o c'è un altro elemento che gioca dentro il ragionamento che si propone stasera, che l'ultimo dato della Fiat soltanto è meno 40% di vendite soltanto 2013, quindi la gente ha ancora meno soldi per comprarsi l'auto. E questo vale ovviamente per tutte le altre industrie, adesso non abbiamo i dati di dettaglio, però sotto gli occhi di tutti che l'industria automobilistica, come dire, ha un abbassamento della produzione di motori, appunto tale che vi è una ristrutturazione del modello di lavoro rispetto a quando noi abbiamo la propria posizione. Allora tutto questo, alla luce del contributo che abbiamo dato, che questo territorio ha dato, io dico, ma lo dico io consapevolmente, certo, sono d'accordo con Maruni, in maniera consapevole e convinta, perché tutto l'impianto della realizzazione di parcheggi pubblici e privati, ma anche pubblici che sono realizzati
che funzionano, che svolgono una grande funzione della intermodalità cittadina, è una scelta giusta dell'amministrazione, perché fa parte di un programma di pianificazione che ha a che vedere con il piano comunale dei trasporti, con il piano comunale del traffico, con il piano comunale dei parcheggi e con il piano regolatore generale. Scusate, ora si può dire tutto, diciamo tutto delle giunte passate, ma queste sono pianificazioni che sono consegnate alla storia, e fino ad oggi né il comune di Napoli né la regione Campania, soprattutto sul piano dei trasporti, ha marcato un arretramento, ma non me ne vogliano, come dire, i convinti che aderiscono, ma il fatto di aver immobilizzato 280 milioni di euro senza spendere per l'ammodernamento, l'arricchimento dei mezzi di trasporto a fronte di investimenti enormi sulla infrastrutturazione. Soltanto a Napoli abbiamo un'infrastruttura che vale miliardi e miliardi e che passa un treno ogni 15 minuti, ha ragione De Rosa, questo grida vendetta, bisogna farglielo sapere a Lupi, a Tandoro, a tutti quanti gli altri, che questa roba non funziona così. Cioè che noi prendiamo la metropolitana e sembriamo, voglio dire, un carro che sia. Allora, alla luce di queste mutate condizioni, e io credo che sia giusto che la Giunta Municipalità, indipendentemente dalle posizioni di qua, so perfettamente, ma lo sapevo quando mi sono candidato al secondo mandato, che Fedaco, che fa parte della stessa, come dire, linea politica del sottoscritto, aveva una visione diversa. So perfettamente che Caudini ha fatto le grandi battaglie per non far costruire il parcheggio di Piazza degli Artisti. Il problema è che oggi bisogna avere consapevolezza e mettere in campo tutta l'umiltà di questa consapevolezza per dire, cara amministrazione comunale, gli altri hanno fatto la loro parte, adesso tu fai la tua, e non è una brutta parola, caro consigliere Scirocco, tu noi facciamo bene ad incalzarlo De Magistris e la tua giunta, per dire, vediamo la luce di queste cambiate condizioni, che piano possiamo fare. Può darsi che il piano è non piano, può darsi che il piano ci porta a dire, guardate che per 5 anni noi dobbiamo parlare più, cosa ne riparo, anche quella è l'indicazione. Questo è il motivo per cui, al di là del più o del meno, perdonami qui, lo dico adesso davvero con affetto politico, non ha senso di dirci qui, ha senso dire adesso non si rilasci più nessun permesso di costruire, adesso non si rilasci perché è sbagliato, è stato sbagliato Piazza Leonardo, è stato sbagliato, ma non perché è sbagliato il progetto di Piazza Leonardo, perché è sbagliato in questa fase, prima di rimettere mano alla progettazione, alla programmazione, dare permesso di costruire. Questo è punto. E al tempo stesso stiamo attenti, questo va detto, che alcuni interessi che si erano determinati, questo intendeva dire, suppongo Capone se l'ho letta così, alcuni interessi che si erano determinati da parte dell'imprenditoria, non soltanto della cooperativa, del cooperativismo dei cittadini, sul suolo pubblico, che badate bene, sono infrastrutture pubbliche, quando si dice, come dire, l'inventuto diventa un non rischio dell'imprenditore, non è giusto, non è così, quindi, perché tu sai perfettamente che se i box non vengono venduti negli ulteriori 24 mesi, dopo i 36 mesi di tempo di realizzazione, tutta roba che va a comune di anni, come va a comune di anni l'intera infrastrutturazione dopo 90 anni, così è, perché solo è pubblico del comune di anni, non diventa privato. Attenti quando diciamo delle cose. Allora, il privato corre il rischio di subire. Dobbiamo vedere quanti saranno. È così, però il tema è così. Non chiedere la parola, però è così. Si fa l'imprenditore, non tutti stare a moglie tua, prima dei 24 mesi. Però è così, le regole tecniche di attuazione sono ma così. Non chiedere, però è così, noi dobbiamo vigilare su questo. E chiudo, che il privato, noi, qual è l'attenzione che dobbiamo sviluppare, se questo è giusto chiedere che l'amministrazione tenga conto di quello che dice una municipalità, non necessariamente questo, dove si svolge, che attenzione, perché alcuni interessi economici che prima erano determinati sul suolo pubblico si possono spostare sul suolo privato. Ergo, si comprano luoghi, territori che magari nessuno.
nessuno aveva intenzione di investire per poter realizzare. Allora io credo, ed esorto, non perché qualcuno è impazzito o ha cambiato linea, no, si può anche cambiare linea. C'è una nuova condizione che è data e che noi la dobbiamo leggere. Credo che oggi il Consiglio abbia dato questo contributo e credo che questo contributo debba essere accolto, ma non perché abbiamo finito, non perché penso che domani dei magistri svenuto prendi il nostro documento, oh che bello, quindi abbiamo già questo adesso mi dico. No, no, comincia un processo. E ha ragione Morelli, probabilmente se ne è dimenticato un po' il presidente Simeoni, non me ne voglia, per cui non va mai considerato un emendamento, ma un'aggiunta al documento. E ricordo che stamattina si è detto, come dire, di chiedere al presidente della commissione mobilità, Formisano, convocaci, magari tutte le municipalità e apriamo una discussione, apriamo da basso, facciamo tutto al contrario. Amministrazione, vogliamo capire cosa vogliamo fare con questa vicenda, questo è il tema, ho capito, ognuno deve fare la propria parte. Però vi rassicuro, caro Pinuccio, che non ci occupiamo soltanto di cucche e di bagni non chiusi di scuole, anche di quella a volte ci riusciamo, a volte no, ma siamo in grado, voglio dire, anche di occuparci di cose importanti e di portare finanziamenti importanti. Poi queste cose poi devo rappresentare anche l'orgoglio di tutti quanti. Per cui il mio invito, e concludo davvero anche come dichiarazione di è quello di rotare il documento senza lacerazione, senza quelle puntualizzazioni, no? Che, quelle puntualizzazioni che non sono dentro l'economia e che possono venire lasciano soltanto il tessuto. Mi sembra un passo in avanti, lo avete sottolineato tutti quanti, credo che questo passo in avanti possa essere accolto. Grazie. Ha chiesto intervenire per dichiarazione di voto. Ma su cosa? È appunto che ciò prima di no, hai ragione, no, scusa, perché no, venivo il dito al tanto. So che già mi hanno chiesto di intervenire la dichiarazione di voto, consigliere, chiedere il consigliere. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Cosa dobbiamo mettere in votazione? Prima di mettere in votazione il documento, ci sono due emendamenti che vanno visto in votazione. No, due. Anche quello di... ma quella, come dire, più che un emendamento, la cosa aggiuntiva che non è stata messa come portavo IVA che dispesso il c'era l'impegno delle... No, sempre essere votato, cioè, no, però viene considerato come un ulteriore aggiunto. Ma hai ragione, ma va votata, non c'è alcuna difficoltà, ci mancherà. Allora, il primo emendamento a firma dei consiglieri Maroni, sente di non rilasciare, quando dice di non rilasciare alcun permesso, la sottolineatura di non rilasciare più alcun permesso. Dichiarazione di voto su questo. Su questo emendamento, dichiarazione di voto, no, io non posso dichiararmi contrario alla, a questo tipo di aggiunta, sinceramente. Io a me non, per me non, non posso votare un documento dove non sarà più punto. Io voto contro questo documento. Bene, allora metto in votazione il primo emendamento così descritto. Presidente, io il consigliere per consigliare la votazione della appello nominale. Ormai per sì. Ormai c'è stato messo. Vogliamo che si faccia scendi letto. Allora, prego la segreteria di mettere in votazione il primo emendamento per appello nominale come chiesto al consigliere Marocchi per usura. Contrario, ma Capasso, Capone, Contrario, Danzo, Contrario, De Luca, Contrario, De Rosa, Contrario, del giudice, Contrario, Pelago, era una cosa qui, che è una cosa sinistra che provo un duro. Che è una cosa se non ce la fa. Astenuto. Non è sinistra, quanti non pensi sia sinistra? Quando tu ti dici sinistra, non è sinistra. La parola.
Resta lì. Secchieri. Marone. Favorevole. Peluso. Favorevole. Io non devo andare su questa strada. Contrario, è andata più avanti di quanto noi pensassimo già da tempo. Senza nel più questo è il senso, diciamo, di questa situazione. L'ho trovata che le vede. Sì. Ti Photoshop, noi però c'è una serie Photoshop. No, ma sempre la metà però. Prego, no.
e lui si sente i grigi rossi di Amina. Ma non sta succedendo? Ha bellissimo. Con tre assenti. Cinque. 11 contrari. Allora, con 5 voti di astensione, 2 favorevoli e 11 contrari, l'emendamento è respinto a maggioranza. Viene in esame il secondo emendamento, di sostituire la frase rivedere le lasciche per il piacere della costruzione di parcheggi privati con impedire la realizzazione di ulteriori parcheggi privati di chiaro? Prego, consigliere Marone. Sì, presidente, io credo innanzitutto diciamo sull'ordine dei lavori, prima ancora che sull'emendamento. Sull'ordine dei lavori, secondo me dovremmo un attimo disciplinare meglio i lavori del Consiglio, perché non possiamo noi intervenire tutti i consiglieri e poi a palla di tutto c'è la conferenza stampa del Presidente. E cioè qua sistematicamente che ora l'intervento del Presidente pieno di inesattezze sia amministrative che politiche meriterebbe una risposta punto per punto. Allora non è che si può concludere sempre con l'intervento a chiosa del Presidente alla Totò, ho detto tutto, cioè, così non va, non è previsto da nessuna parte l'intervento del Presidente alla fine. Se il dibattito è chiuso e chiuso, si è aperto, ci può essere un intervento anche dopo, non è che si prende l'intervento del Presidente e chiude. Perché tu hai detto, e qui intervengo sul merito dell'emendamento, tu hai detto che erano oggettivamente mutate le condizioni. Allora io ti vorrei ricordare che le condizioni erano già mutate nel 2007, perché quando voi avete approvato, questi sono dati oggettivi, non è che sono le condizioni meglio. No, dati oggettivi. Quando voi avete approvato il piano urbano parcheggi, il tasso di motorizzazione a Napoli era di 1/2 macchine per famiglia. Nel 2007, quando avete iniziato la realizzazione, ad oltre 5 anni dall'approvazione, se non addirittura 9 anni da quando avevate cominciato a discutere, il tasso di motorizzazione era 3/4. Ciò cosa significa? Significa che immaginate nel 2002 di fare box out per liberare le strade e mettere le macchine sottoterra aveva un senso, perché ogni famiglia aveva uno, massimo due macchine. E farlo nel 2008, quando oramai i box non erano sufficienti a contenere tutte le macchine che avevano le famiglie, è stato un delitto. Questa è la verità. Tanto è vero che l'arco celebrato era nei sogni di Viterbano a quarto piano, un'oasi all'interno del centro del povero, se andiamo lì troviamo macchine ovunque. Questo è il dato. E hanno detto troviamo macchine ovunque. Questo è il dato, è una cosa gentile. Allora, detto questo, no, non faccio una conferenza stampa, detto questo, io voglio dire, prendo atto della smentita pubblica da parte della maggioranza delle posizioni espresse dal consigliere Gaudini, quale ha detto lì, questo documento significa che non ci saranno più posti interventi pubblici sul privato, dopodiché abbiamo votato l'emendamento previsto dall'attuale piano urbano. Perfetto, questo diceva l'emendamento, diceva questo in base di voto. Sì, vorrei ricordare anche al Presidente che è vero che quando lui si è candidato c'erano Felaco e c'erano Gaudini, ma c'era anche la moglie del Presidente della cooperativa che deve realizzare il parcheggio a Piazza degli Artisti nella sua lista politica, quindi lui forse non immaginava che queste persone sarebbero state elette. E vengo in ultimo, Presidente, il fatto di aver bocciato l'emendamento laddove mi inseriva semplicemente la parola è la dimostrazione di tutta la malafede di questa maggioranza. È proprio la dimostrazione, perché significa che nel momento in cui è stato proposto di dire non si costruiranno più, non saranno più rilasciate le licenze rispetto al piano urbano parcheggi, e invece
invece si dice no, più non va bene, significa che non si rilascerà più fino a prova contraria. Allora, poiché abbiamo esperienze della malafede in questa maggioranza, è evidente che anche questo emendamento è volto a rimarcare una volontà che, se dopo andiamo a risentire tutti gli interventi, tutti erano nel principio d'accordo che non bisognava più fare interventi sul territorio, tutti erano nel principio d'accordo su questo, ma quando si va a votare per l'ennesima volta viene fuori tutta la mala fede politica di chi governa questo territorio. Consigliere Fedaco, per dichiarazione di voto. Sì, grazie Presidente. No, io devo dire la verità, sono l'unico che non è d'accordo, visto che tutti quanti hanno detto che sono d'accordo con il consigliere Maroni, io non sono d'accordo con quello che è stato detto, no, perché c'è questo fare politico, sono d'accordo, non sono d'accordo perché a volte poi non si capisce, a volte gli interventi sembrano un mix sicuramente vincente dal punto di vista televisivo, tra la sei ultima, l'ultima puntata della sei ultima, con la battuta, la lezione di diritto amministrativo in partito in aula e il populismo da buon vecchio socialista, diciamo. Io non vorrei essere chiaro, io voterò contrario a questo emendamento per non dare l'alibi, esattamente perché è un emendamento che c'è. È un documento, un documento posto qui dalla Commissione, che non dà più alibi al Comune di dire non sapevamo, nessuno ci ha detto niente, la municipalità non si è espressa. Quindi non solo ci sono state chiare, espresse da tempo, da anni, le posizioni dei singoli consiglieri che hanno una piccola, breve storia politica, che è nato ieri, che è nato l'altro ieri, che a Parco Mascagni stava facendo il castello di sabbia e che no. Non è questo che conta, non solo ci sono le singole storie politiche, ma c'è una decisione oggi in consiglio con un documento chiaro e anche che fa una scelta di discussione. E allora il discorso qual è? Degli emendamenti che noi possiamo metterci, basterebbe poco per far andare a monte tutto, e questo chi fa politica in quest'aula piuttosto che fuori lo sa benissimo, basta usare la parola che non è cambiare il senso del discorso, ma è la parola che sostanzialmente è più antipatica a quella forza politica eccetera, non cambiando però il succo e la sostanza del discorso, che è chiara, e invito tutti a leggere quel documento che è stato letto. Quindi, non essendo neanche, voglio dire, affezionatissimo a quel documento come il documento madre da cui tutto poi discende, è un contributo importante che mai si era visto in municipalità, ma il discorso qual è? Che c'è tutta la responsabilità politica di chi vuole rimandare in commissione questo documento affinché la municipalità non dica nulla su questo argomento al comune. Si vuole affossare con la scusa che non è abbastanza avanguardistico da questo punto di vista. Allora, se si vuole veramente, perché poi diciamo la politica appunto socialista un po' doppio, triplo, quadruplo giochista potrebbe appunto essere vista, che non si prendano decisioni per andare fuori ancora a scrivere sul blog, sul commentino o ai giornali a dire ancora una volta rifiutato il consiglio o andato deserto, i consiglieri non c'erano, non si è deciso nulla sui parcheggi, nulla di fatto perché l'amministrazione in realtà è favorevole. Questa è una cosa che dice il contrario. Allora, o abbiamo il coraggio di poter o semplicemente anche far prendere la responsabilità, io ci credo, tutta politica della maggioranza, nel votare questo documento e di sottoporlo all'attenzione della giunta e del sindaco, ovviamente anche con il contrario, io mi rendo conto, ognuno fa politica come vuole, però dando la possibilità, senza però ecco, cercare di scalfire tutto e assumendosi la responsabilità politica di lo fa, di voler affossare un passaggio in avanti da parte di questa maggioranza, di questa amministrazione. Grazie. Dichiarazione di voto. Prego. Prego. Capito, fermi e poi un attimo.
anche la dichiarazione di voto sul documento, va bene, così togliamo il pensiero. Allora, comprendo, come dire, la legittima azione dell'opposizione di trovare il pelusso nell'uovo, di cercare di andare a scalfire all'interno delle trame della maggioranza, ma uso un termine che oggi va di moda: guardate il dito, non guardate la luna, cari colleghi consiglieri, perché più e meno è cosa, insomma, voglio dire, la frase è chiara, è quello che si sta votando questa sera, è chiaro, ed è la dimostrazione di quello, dell'utilità di questo documento, la ravvisiamo in queste sedie vuote, vedete? Chiedo un minimo di attenzione, scusate, visto che mi rivolgo più a voi perché gli altri già dovrebbero sapere. Cioè. Queste sedie vuote significa che sono venuti meno tutti gli interessi da parte e dei cittadini e degli stessi soci cooperatori, costruttori o chi per essi che vorrebbero fare questi parcheggi. È venuto meno da un lato. E da un altro lato c'è un grande senso di insoddisfazione del cittadino, che impotente guarda verso l'amministrazione che dovrebbe fare qualcosa e che non dà risposta. Ed è questo il motivo per il quale noi oggi non vediamo qua tanta gente. Io, insieme a tanti altri, oggi ci aspettavamo di vedere qua cittadini di Piazza Leonardo. Eravamo pronti a confrontarci, non ci sono, non perché avranno, questo secondo il mio pensiero, non perché avranno da fare, non sono venuti qua perché sono ormai insoddisfatti, pensano che non se questo consenso non serva più a niente, e noi oggi a queste persone stiamo dando una risposta, questo per me è una risposta, legittimamente persino lo è, per me questa è una risposta, e investiamo l'amministrazione centrale affinché si prenda le proprie responsabilità in un senso o nell'altro. Per questo io voto insieme al mio gruppo favorevolmente al documento. Per dichiarazione di voto sull'emendamento del consigliere Morelli. Grazie Presidente. Nell'annunciare il voto contrario all'emendamento del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, vorrei chiedere al Presidente innanzitutto di vigilare che gli interventi sull'ordine dei lavori siano interventi sull'ordine dei lavori e non siano interventi politici. In secondo luogo volevo ringraziare il consigliere Marone che, come dire, mette sul tavolo una delle maldicenze che si è detta in campagna elettorale a scapito del mio partito, però quella di averla, di sostenere a tal punto il piano di Malpagheggi da passare al candidato la moglie di uno dei presenti. Il voto di oggi testimonia esattamente il contrario, la candidata, noi, certo, che condivide il valore del voto. Dopodiché noi votiamo contro la realizzazione dei parcheggi su questo territorio e quindi Sinistra Ecologia e Libertà non fa l'interesse di nessuno. In terzo luogo, in ultimo luogo, prego tutti di limitarsi dell'utilizzo della parola socialista relativa a questa roba. Grazie. Sì, buona notte. Sì, Presidente, ma mi ha detto che non questa roba. Prego, volate. In maniera molto veloce perché quando mi sono iscritto a parlare sono stato intervenuto Ferrato e mi ha anticipato praticamente su questo punto. L'unica cosa che voglio sottolineare è che è chiaro che non è la parola più a cambiare il senso del discorso, oltre al secondo emendamento, all'emendamento ci sono assolutamente contrari, la parola più non cambia assolutamente nulla, è solo l'ennesimo tentativo del consigliere Marone di fare inserirsi in consiglio per far tornare la cosa in commissione per poi non andare in commissione, dire che le commissioni non servono a niente e fare sempre questo giochino. Se il consigliere Marone voleva veramente partecipare attivamente alla sessione del documento, veniva stamattina e faceva inserire che l'avremmo potuto tranquillamente accettare. Detto questo, ringrazio il consigliere Marone di non aver detto al microfono un sistema illegale perché altrimenti potevano tranquillamente scattare le querelle. Un sistema che io ritengo illegittimo.
rispetto di una parola che è stata ricordata. Ok, perfetto, prego, prego la segreteria di amministrazione. No, ringrazio Davide del firmato e annuncio il voto contrario alle menzioni. Sto il voto favorevole al documento. Metto in votazione il secondo emendamento proposto dal consigliere Barone. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Visto l'esito della votazione con due voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è bocciato. Viene all'attenzione il terzo emendamento, lo cito a memoria, di dare a seguire mandato al Presidente di chiedere un'apposita audizione in Commissione Mobilità sul tema proposto da questo. Accesso non mi sembra guidare il comune sul tema proposto. Chi è favorevole? Scusa, per una dichiarazione di voto, scusa. No, io ovviamente faccio pubblica ammenda di questa dimenticanza mia e ovviamente dico già da adesso che sono favorevole a questo emendamento che doveva essere in realtà un'integrazione dell'ordine del giorno, cioè, quindi non posso che votare. Grazie. Consigliere, metto in votazione l'emendamento, chi è favorevole resti fermo, chi non si davanti, chi si astiene lo dichiari. Visto l'esito della votazione, l'emendamento è approvato all'unanimità. Non l'emendamento, metto adesso in votazione l'intero documento così emendato. Consigliere Marone chiede la parola per la dichiarazione di voto sul documento. Prego, la parola al consigliere Marone. Sì, Presidente. Presidente, noi chiaramente voglio dire, avevamo un obiettivo che è rappresentato chiaramente anche dai diversi numeri che gli elettori hanno espresso alle elezioni, alle elezioni di questo consiglio. Il nostro obiettivo era quello di smascherare questa falsa sinistra che c'è in questa municipalità e di smascherare questa maggioranza sulla vicenda. Non sto qui a ricordare che alcune posizioni di singoli all'interno di partiti sono arrivate all'interno di questo consiglio per caso fortuito, ma mi sembrerebbe scortese farlo. Ma detto questo, io evidentemente non potrei mai togliermi la soddisfazione di vedervi in contraddizione ancora una volta. È evidente che rispetto a questo documento andrete in contraddizione il primo di marzo andrete in contraddizione rispetto al regolamento. Poi parleremo di assemblea aperta, parleremo di tutto quello che ci può essere. Ma è evidente che questa maggioranza negli ultimi anni non è cambiata nella sua composizione politica, ha portato avanti una linea che oggi vede depredate alcune piazze di questo territorio a favore di interventi singoli. Non mi si venga a dire che se entro 24 mesi non lo vendono, perché penso che anche mia figlia la più piccola, che ha 4 anni, penserebbe di venderlo a un parente o a un cugino a poco prezzo, in modo tale da evitare che il comune se ne possa riappropriare. Non ci vuole la zingara per indovinare. Dico solo, Presidente, che il gruppo che rappresento si asterrà, nel caso sono rimasto io da solo, Presidente, del Consiglio si asterrà su questo documento proprio perché abbiamo raggiunto l'obiettivo, quello di smascherarli, non votando l'inserimento del più all'interno di quella frase avete dimostrato la vostra faccia. D'altra parte che la malafede caratterizzi questa maggioranza è cosa che ci ha tramandato la storia di questa municipalità già da tempo. Quindi alla luce di questo, Presidente, io annuncio l'astensione. Bene, non ci sono dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto, io non devo. La posizione del Movimento 5 Stelle in base a questi parcheggi è nota, lasciata addirittura il cittadino di Gennaro. Il mio voto è proprio contrario, ma non tanto sul tema, ma è contrario alla maggioranza a cui viene gestita, diciamo, il vostro concetto di concepire la trasversalità dei temi. Il più non era
per modificare lo scritto, avrei modificato la lettura di questo documento, ma non lo scritto, bensì era semplicemente per denotare ancora di più la forza di quello che volevate mettere per iscritto. Non volerlo mettere, non lo capisco perché avrebbe soltanto rafforzato le motivazioni che sono state espresse su quel foglio. Quindi non poterlo mettere è chiaramente una chiusura nei confronti di una posizione che vuole non solo collaborare, ma essere di più, partecipe, rafforzando quel concetto. Il vostro voto negativo all'emendamento mi costringe ad essere contrario non al documento, ma a voi come maggioranza e come istituzione di rappresentatività di questo momento. Dichiarazione di voto, consigliere Moretti. Grazie Presidente. Allora, io credo che si possa concludere questa discussione affermando che la maggioranza di centrosinistra di questo territorio porta a casa un risultato nobile, che è quello del superamento dei conflitti interni alla maggioranza stessa rispetto alla questione del parcheggio, all'avanzamento in senso progressista della posizione politica della maggioranza centro-sinistra sulla questione di parcheggio e certezza, e una dimostrazione di una forte coesione politica e di condivisione dell'obiettivo della maggioranza. Nel documento è tutto chiaro, è tutto chiarissimo. Si chiede la sospensione degli interventi a favore della ridiscussione, partendo da zero, del piano urbano parcheggio. E questo è quello che abbiamo chiesto da tempo alla maggioranza. Siamo felici di poter pronunciare il nostro voto a favore. Grazie. Presidente, si vota. Allora, metto in votazione il documento così emendato. Chi è favorevole resti fermo, chi no alzi la mano, chi si astiene lo dichiara. Con l'astensione del consigliere Marione, il documento è approvato. Con l'astensione delle minoranze presenti in aula, al contrario, voto contrario. Basta alzare la mano. Ah, scusa. No, non lo vedo. Consiglieri ballerini che vanno.